L'Etica di Spinoza rappresenta uno di quei testi importanti, simili a pietre miliari, che sono talvolta comparsi nella storia della filosofia occidentale, in cui l'autore fa una sintesi sistematica delle principali acquisizioni o verità prodotte dal pensiero filosofico nel corso del suo plurisecolare sviluppo. Il fascino che quest'opera continua ad esercitare è dato da questa caratteristica unita ad una modalità espositiva che rende l'etica simile a un trattato di geometria e non a caso il suo titolo completo è Etica ordine geometrico demonstrata. Baruch Spinoza nacque nel 1632 ad Amsterdam da una famiglia di mercanti ebrei sefarditi, da poco emigrati in Olanda dal Portogallo, e ben inserita nella comunità ebraica locale. Dopo la morte del padre, nel 1654, per un breve periodo si occupò assieme al fratello dell'azienda di famiglia dove lavorava già da alcuni anni. Ma poi decise di dedicarsi unicamente alla meditazione filosofica, come egli stesso ci dice nella prima parte del trattato metodologico, scritto intorno ai trent'anni, il Trattato sulla emendazione dell'intelletto. Abbandonata la mercatura, Spinoza si dedicò quindi a studi più regolari, frequentando la scuola di Latino istituita ad Amsterdam dall'ex gesuita Franciscus van Enden di Anversa, un libero pensatore di orientamento repubblicano. Van Enden fu poi giustiziato in Francia perché accusato di aver partecipato ad un complotto contro Re Sole. Comunque, nella scuola di Van Enden Spinoza fu iniziato anche alle filosofie moderne di Cartesio e probabilmente anche di Bruno. Egli continuò a frequentare anche una scuola ebraica annessa alla sinagoga. Ma già nel 1656, all'età di 24 anni, Spinoza venne messo al bando dalla comunità ebraica di Amsterdam per aver sostenuto tesi eretiche panteistiche. Ai membri della comunità era addirittura vietato di avvicinarsi a Spinoza. Da allora egli visse come libero pensatore e negli anni successivi continuò i suoi studi, legandosi ad una cerchia di amici dalle idee liberali interessati ad approfondire temi filosofici e religiosi non tradizionali. Per guadagnarsi da vivere, Spinoza si specializzò nella produzione di lenti per cannocchiali o microscopi, attività nella quale divenne molto abile. Nel 1661 lasciò Amsterdam e si trasferì nei pressi di Leida, i cui ambienti universitari egli frequentò. Nel 1663 andò a vivere nei pressi dell'Aia e qui pubblicò l'unico libro che apparve a suo nome nel corso della sua vita, vale a dire una presentazione in forma sistematica dei principi della filosofia di Cartesio. Testo che per la sua chiarezza gli diede una certa notorietà. Nel 1670 uscì anonimo il suo trattato teologico-politico in latino, in cui contribuiva ad inaugurare quello che poi verrà chiamato il metodo storico-critico per leggere le scritture, cioè considerandole un testo non di origine direttamente divina, ma scritto in un dato contesto storico. Il trattato teologico-politico si inseriva all'interno delle polemiche politico-religiose che scotevano l'Olanda di quel periodo. In un momento in cui la parte più conservatrice della Chiesa riformata olandese, in alleanza con il partito aristocratico degli Orange, stava sferrando un attacco alle posizioni più liberali, Spinoza interveniva quindi, anche se anonimamente, su un piano generale filosofico a difesa di alcuni suoi amici che erano oggetto di questi attacchi. Ne risultarono però forti polemiche poiché il trattato fu criticato aspramente da ogni corrente, anche dai cartesiani olandesi, che temevano di essere accomunati alle tesi dei liberi pensatori. Poco dopo Spinoza si trasferì all'interno della città dell'Aia, a casa del suo amico pittore Hendrik van der Spiek. In questo momento Spinoza aveva già scritto in latino una parte dell'«Etica», la sua opera principale, a cui aveva dato il titolo provvisorio e forse più corretto di filosofia, suddivisa in tre parti Dio, la mente umana, passioni e comportamento dell'uomo. Negli anni successivi egli ampliò soprattutto la parte relativa alle passioni umane, per cui la stesura definitiva del testo sarà in cinque parti, di cui tre si occupano del problema etico e delle passioni umane. Nel 1672 scoppiò la Guerra Franco-Olandese, che per un momento sembrò portare la Repubblica delle Province Unite alla catastrofe. Le prime pesanti sconfitte militari portarono all'assassinio del primo ministro liberale De Witt e il potere cadde in Olanda nelle mani di Guglielmo d'Orange, il quale organizzò la difesa dello Stato. Sconfitti politicamente i liberali, Spinoza comprese che non avrebbe più potuto pubblicare le sue opere, infatti, nel 1674 la provincia di Amsterdam mise al bando il Trattato di Spinoza, le opere di Hobbes e altri testi considerati blasfemi, tra cui la filosofia interprete delle scritture del suo amico Lodewijk Meyer, da cui Spinoza stesso aveva tratto ispirazione. D'altra parte, Spinoza non amava le polemiche e la sua visione della filosofia era simile a quella stoico-epicurea. Di cura di sé e di vita appartata e prudente. Ma la sua fama intanto si era diffusa anche nel resto d'Europa e nel 1673 l'elettore palatino offrì a Spinoza una cattedra all'Università di Heidelberg, in Germania. Egli, tuttavia, declinò l'offerta, temendo di non poter filosofare liberamente, e quindi di essere coinvolto in controversie religiose. Sempre nel 73, Spinoza compì forse l'unico atto azzardato della sua vita e si recò ad Utrecht, occupata dai francesi, su invito del comandante francese, il principe di Condé, che vi voleva creare una comunità di dotti. Tuttavia, Spinoza tornò presto all'Aia senza accettare le offerte che gli furono fatte. Nel luglio del 1675 egli, completata la stesura dell'Etica, stava pensando ad una sua pubblicazione anonima, ma le polemiche che si scatenarono già al momento delle prime indiscrezioni sul contenuto del testo lo convinse a ritirare il manoscritto già dato al tipografo. L'anno dopo, nel 76, ricevette la visita di Leibniz, più giovane di lui e incuriosito dalla sua filosofia, che comunque era per molti aspetti differente dalla propria. Lo spinozismo è infatti un monismo rigoroso e perfetto, Mentre quella di Leibniz è forse la più coerente forma di filosofia pluralista che sia mai stata elaborata. Nel 1676 Spinoza compose anche il Trattato Politico, una strenua difesa della democrazia. Sofferente di malattie polmonari, le quali erano acuite dalla polvere di vetro che da anni egli respirava con il suo lavoro di intagliatore di lenti, Spinoza morì prematuramente. Il 21 febbraio 1677 a 45 anni. Alla fine dello stesso anno i suoi amici pubblicarono postume le sue opere inedite, tra cui L'Etica. Spinoza iniziò a comporre l'opera in latino intorno ai 35 anni e inizialmente voleva dargli il titolo di filosofia. Infatti le prime due parti dell'etica sono teoretiche ed ontologiche. Dal momento che però poi la parte etica e morale divenne preponderante, coprendo le tre restanti sezioni dell'opera, Spinoza pensò al titolo che abbiamo già riportato. E con questa titolazione l'opera uscì pochi mesi dopo la sua morte, avvenuta nel 1677, a cura della cerchia di liberi pensatori olandesi suoi amici. L'etica di Spinoza è dunque una sintesi logica delle principali verità filosofiche prodotte dal pensiero occidentale, che Spinoza selezionò e riunì alla luce di criteri ispirati dall'influsso esercitato su di lui dalla filosofia di Cartesio, di Bruno dei liberi pensatori olandesi della sua epoca, di Hobbes, del meccanicismo e matematismo della nascente scienza moderna, della tradizione del pensiero religioso ebraico. La combinazione logica di tutti questi fattori che Spinoza produce dà luogo a un'ontologia monista con il necessario corollario eleatico relativo alla eternità e necessità dell'essere. Il problema del pluralismo, con cui si deve confrontare ogni monismo coerente, venne risolto da Spinoza con l'originale dottrina del parallelismo fra le diverse manifestazioni dell'essere. Nell'ontologia di Spinoza vi è anche una componente naturalista, ereditata dalla filosofia rinascimentale, che lo porta a sottolineare l'omogeneità e infinità del cosmo, associata ad un determinismo stringente, ispirato dalla nascente scienza moderna, che esclude le cause finali. Per certi versi l'etica è anche un completamento della filosofia di Cartesio, con il quale egli dà alla filosofia moderna, impostata da Cartesio su basi soggettivistiche, il suo versante oggettivistico, ma senza dualismi e senza che sia necessario, come in Cartesio, il ricorso ad un Dio creatore. Il metodo espositivo scelto da Spinoza nell'etica è, come abbiamo detto, quello euclideo, fatto di definizioni, assiomi, teoremi e corollari. L'opera può perciò risultare ostica per un lettore non avvertito, infatti, lo stesso Cartesio aveva scartato questo genere di scrittura come non adatto alla filosofia. Spinoza procede quindi con il massimo rigore, con un'esposizione deduttiva in cui non si accetta nessun presupposto che non sia auto-evidente o esplicitamente postulato oppure frutto di una dimostrazione. In questo modo egli ha fiducia che i risultati dell'esposizione dovrebbero essere assolutamente certi. C'è da aggiungere che l'ordine geometrico si attaglia perfettamente al contenuto strettamente deterministico delle dottrine di Spinoza, come vedremo. È come se il lettore dell'etica debba abituarsi, tramite questa struttura espositiva, alla necessità quasi matematica che governa le cose. Nel giovanile trattato sull'emendazione dell'intelletto, composto a circa trent'anni, Spinoza aveva curato l'altro versante del metodo filosofico, cioè quello della scoperta. Il suo è un metodo razionalistico per cogliere la verità, poiché affermava Spinoza nel trattato, il metodo filosofico non è altro che una conoscenza riflessiva o idea dell'idea. Per scoprire la verità occorre quindi pensare correttamente e riflettere sulle conoscenze che possediamo. Aggiunge infatti Spinoza che per provare la verità sono necessari soltanto la verità stessa e il corretto ragionamento. Spinoza sostiene quindi un razionalismo rigoroso, anzi ferreo, che attribuisce al pensiero correttamente esercitato una potenza veritativa. Le definizioni sono il fondamento del sistema espositivo di Spinoza. Esse pongono gli elementi di base della sua ontologia, di ciò che esiste, vale a dire Dio, la sostanza, l'attributo e il modo. Le definizioni spiegano anche gli elementi della sua teoria della conoscenza e della sua psicologia l'idea, la passione, eccetera. Indicano infine la natura delle relazioni basilari tra le cose, la causa in primo luogo, e delle loro caratteristiche generali. Infinito, eterno, libero, buono. Le definizioni hanno anche una funzione dinamica in Spinoza, forniscono infatti l'impulso che mette in moto la macchina dimostrativa e la alimentano. Spinoza sembra considerare le sue definizioni non degli assiomi convenzionali, ma come aventi un contenuto di verità oggettiva. Egli non sembra quindi affetto dal dubbio metodico cartesiano, che conduceva a giustificare la verità delle evidenze, tranne il cogito naturalmente, con la veracità e la bontà divina. Invece, per Spinoza, le verità, specialmente quelle primarie, sono auto evidenti. D'altra parte, un buon metodo di verifica del contenuto di verità delle definizioni è quello indiretto di studiarne le conseguenze, poiché per Spinoza vale il principio generale, presentato nel Trattato sull'emendazione dell'intelletto, che le cause si conoscono meglio tramite la conoscenza dei loro effetti. Gli assiomi che Spinoza, dopo le definizioni, fornisce all'inizio di ognuna delle cinque parti dell'etica sono principi fondamentali sulle cose. Alcune di queste affermazioni fondamentali e astratte sono in effetti principi a priori. Un numero di assiomi sembra infatti essere governato solo dalla logica. Ad esempio, il primo assioma della prima parte è qualunque cosa sia, è o in se stessa o in un altro. Altri assiomi, tuttavia, sono dati di fatto generali. Ci sono assiomi che offrono approfondimenti su alcune categorie metafisiche di base, come il terzo assioma della prima parte. Da una causa determinata l'effetto segue necessariamente. Oppure specificano requisiti gnosiologici, come l'assioma 6 della parte prima. Una vera idea deve essere d'accordo con il suo oggetto. Alcuni assiomi affermano leggi di base della natura. Anche se sono fondamentali ai fini delle dimostrazioni deduttive di Spinoza, gli assiomi non sono così basilari come le definizioni. Le proposizioni sono i risultati dimostrativi del discorso di Spinoza e seguono, per ogni parte, l'elenco delle definizioni e degli assiomi relativi. Nell'etica vi sono in tutto 259 proposizioni, con relativi corollari. Tali proposizioni abbracciano i principali problemi filosofici, secondo un ordine che è molto simile a quello delle filosofie ellenistiche. Si parte dalla logica e dall'ontologia per raggiungere le verità etiche ed i criteri per condurre una buona vita. Ogni proposizione spinoziana è accompagnata dalla relativa dimostrazione. Una volta dimostrata, la singola proposizione può svolgere il ruolo di premessa per condurre altre dimostrazioni. Talvolta Spinoza fa delle digressioni esplicative, denominate scoli o commenti, in cui la sua esposizione si fa meno logico-geometrica e quindi fornisce ausili importanti per la comprensione del suo pensiero. La prima parte dell'etica è intitolata a Dio, cioè alla sostanza. Va premesso che il Dio uno di Spinoza è completamente diverso da quello di qualsiasi religione. Spinoza non parla di Dio in termini di un libero e benevolo creatore. Il suo Dio non è legislatore e giudice, non è fonte di conforto, ricompensa o castigo, e non è un essere a cui rivolgere delle preghiere. Dio in Spinoza è la realtà. A partire da otto definizioni e sette assiomi, Spinoza ricava 36 definizioni. Questa prima parte si conclude poi con una appendice. Nelle prime sei definizioni, Spinoza costruisce il concetto della sostanza divina infinita o realtà, che sarà poi più rigorosamente determinato nelle proposizioni. Spinoza parte dalla nozione di causa sui, causa di sé. Che era frutto della meditazione scolastica ed arabo-ebraica della filosofia neoplatonica. I medievali avevano emendato questa dottrina dal panteismo, distinguendo tra Dio come causa di sé e creature come enti causati. Spinoza parte da questa definizione, poiché essa ci permetterà di carpire l'informazione più generale sulla realtà, vale a dire che essa c'è necessariamente. La definizione prima afferma infatti, per causa di sé intendo ciò la cui essenza implica l'esistenza, ossia ciò la cui natura non può essere concepita se non esistente. La seconda definizione riguarda la finitezza e quindi implicitamente l'infinità. Si dice finita nel suo genere quella cosa che può essere limitata da un'altra, della stessa natura. La terza e quarta definizione riguardano la sostanza, cioè le forme del reale e i suoi attributi. Esse ricalcano le definizioni che Cartesio aveva avanzato nelle meditazioni metafisiche e che rappresentavano a loro volta l'esito della lunga storia del pensiero sostanziale o pensiero delle vere forme della realtà, che dal Medioevo risale fino ad Aristotele, Platone e al concetto socratico. La definizione 3 afferma, infatti,: intendo per sostanza ciò che è in sé e che si concepisce per sé ossia ciò il cui concetto non ha bisogno di essere formato dal concetto di altro. Spinoza poi distingue fra sostanza e attributo nella definizione 4. Per attributo intendo ciò che l'intelletto apprende della sostanza come costituente l'essenza della medesima. La quinta definizione introduce la categoria tipicamente spinoziana ed originale del modo, ovvero per modo intendo le affezioni della sostanza ossia ciò che è in altro e si concepisce anche per mezzo di altro. I modi sono in pratica gli individui che concretizzano la sostanza. La sesta definizione riguarda direttamente la realtà o Dio, descritto per mezzo delle nozioni di sostanza infinito e attributi. Per Dio intendo l'essere assolutamente infinito, cioè una sostanza costituita da infiniti attributi, dei quali ciascuno esprime un'essenza eterna ed infinita. La settima e l'ottava definizione riguardano la libertà e l'eternità. La libertà è la capacità di autocausarsi, mentre la necessità consiste nell'essere causati. L'eternità è quella dimensione atemporale in cui è collocata la sostanza. Gli assiomi che seguono o esplicitano in modi diversi nozioni già implicite nelle precedenti definizioni, o sono dei principi logico-gnosiologici. Le proposizioni che ne vengono dedotte si possono suddividere in tre gruppi. Nel primo, le proposizioni da 1 a 10, si chiarisce la natura della sostanza, che è una unità per sé esistente, infinita, necessariamente esistente. Nel secondo gruppo, proposizioni 11-15, si ragiona su Dio. Nell'undicesima proposizione si afferma infatti l'esistenza della sostanza con infiniti attributi, cioè Dio. Di tale proposizione Spinoza dà tre dimostrazioni. La prima fa notare al lettore che la definizione già data di Dio ne implica l'esistenza. La seconda mette in rilievo che l'inesistenza di qualcosa deve avere una causa e quindi l'inesistenza di Dio può essere causata soltanto da qualcosa che abbia la stessa potenza divina. La più interessante è la terza dimostrazione, che Spinoza presenta come a posteriori, la quale afferma che Siccome noi certamente esistiamo, è assurdo pensare che enti imperfetti abbiano più potere di esistere di un essere infinito. Dunque, si potrebbe dire da parte nostra, se c'è qualcosa, allora c'è Dio. Le proposizioni esprimono anche l'indivisibilità della sostanza, mentre la quattordicesima proposizione che è forse la più importante ed esprime tutta l'originalità della visione di Spinoza, visione che appariva così sconcertante a quasi tutti i suoi contemporanei, afferma, all'infuori di Dio non può esserci né può essere concepita alcuna sostanza. La proposizione 14 è in realtà il prodotto dell'incrocio tra la proposizione 5, non possono esistere due sostanze dello stesso genere, e la dimostrazione fatta nella proposizione 11 che esiste effettivamente la sostanza infinita dotata di infiniti attributi. Ecco dunque stabilito il monismo di Spinoza, croce e delizia ancora oggi dei suoi detrattori e dei suoi entusiasti ammiratori, tra cui ad esempio Einstein. Questo monismo viene rafforzato dalla proposizione 15. Tutto ciò che è è in Dio. Infatti, se Dio è l'unica sostanza, tutto ciò che esiste ne è un modo. Si apre qui un nodo interpretativo fondamentale. Questa affermazione sembra indicare il pieno immanentismo di Spinoza, che rende il suo infinitismo diverso da quello di Bruno, in cui esisteva ancora un principio trascendente. Si tratta dunque davvero di panteismo se non di ateismo? Molti, sia tra gli avversari che tra gli estimatori di Spinoza, hanno creduto e continuano a credere di sì. E ciò rende Spinoza il pensatore più amato oggi. Dagli spiriti razionalisti e non credenti. Bisogna però considerare che noi sappiamo che Spinoza rifiutò sempre di considerarsi un ateo e quindi quello di Spinoza è il tentativo di trovare la soluzione più razionale al problema del rapporto Dio-Mondo, una soluzione che è molto vicina al panteismo ma che valorizza anche l'individualità di ciò che esiste senza scioglierla nella divinità del tutto. Infatti nello scoglio alla proposizione 29. Spinoza avanza a questo fine la celebre distinzione tra Dio inteso come causa, ovvero natura naturans, e i suoi effetti, ovvero la natura naturata. Ora, nel terzo gruppo di proposizioni, da 16 a 39, ci si occupa appunto della derivazione delle cose da Dio. Una delle chiarificazioni più importanti è che, come si legge nella proposizione 17, Dio agisce per le sole leggi della sua natura. Nello scoglio si precisa che questa causazione non è arbitraria. Come Cartesio aveva ad esempio concesso alla tradizionale immagine ebraico-cristiana di Dio, ma la causazione divina è per Spinoza legata alla necessità stessa di Dio, che non è in quanto tale né intelletto né volontà e dunque non vuole delle cose, ma le produce necessariamente. Sarebbe assurdo pensare, dice Spinoza, che Dio potesse volere che la somma degli angoli interni di un triangolo non sia pari a due angoli retti, o che l'effetto non segua la sua causa. Emerge qui il rigido determinismo, ogni cosa che esiste ha una causa, anzi il necessitarismo, il sistema delle cause non poteva essere diverso da quello che è di Spinoza, che è un altro degli elementi caratterizzanti la sua filosofia. Nozione esplicitata nella proposizione 29. Nella natura, scrive Spinoza, non vi è nulla di contingente, ma tutte le cose sono determinate dalla necessità della divina natura. Così come confermato dalla proposizione 33. Le cose non hanno potuto essere prodotte in altro modo o in altro ordine da quello secondo cui sono state prodotte. In questa spiegazione della nascita delle cose, Spinoza sembra non distinguere tra necessità logica e necessità di fatto, distinzione che poi verrà esposta da Leibniz e da Hume, e riconduce tutte le relazioni a quella della necessità logica, la quale è tale perché il suo contrario è inconcepibile. Mentre le necessità di fatto, spiega Leibniz, non sono assolutamente necessarie, in quanto anche il loro contrario è logicamente possibile. Colombo poteva non scoprire l'America, ad esempio. Ma nel sistema di Spinoza e nella sua immagine della realtà, esasperando il matematismo della nascente scienza moderna, non c'è posto per il caso, il contingente, e neanche, sembra, per la possibilità intesa come attuazione o meno. Di una certa linea di tendenza. In ogni caso i modi che derivano dalla sostanza divina sono infiniti, come viene illustrato nelle proposizioni 21-23. Una considerazione che è simile a quella bruniana secondo cui l'effetto di una causa infinita deve essere infinito. Solo che in Spinoza sembra sparire ogni concessione alla trascendenza del primo principio, come detto. La cosa è precisata dalla proposizione 18. Dio è causa immanente e non transitiva delle cose. Per causa transitiva si intendeva quella causa che produce l'effetto fuori di sé. La natura naturata è anche eterna e necessaria come la natura naturans. Per quanto riguarda gli individui che popolano il mondo, alcuni commentatori hanno fatto notare che Spinoza non giustifica la presenza di infiniti individui finiti derivati da una sostanza immanente infinita. Ma si potrebbe obiettare che per lui l'esistenza degli individui è evidente e non deve essere spiegata, semmai va spiegato il loro effettivo statuto ontologico. La proposizione 32 esprime un aspetto molto importante correlato al necessitarismo, cioè la negazione del libero arbitrio. Dice Spinoza: la volontà non può dirsi causa libera, ma soltanto necessaria. Le successive proposizioni espongono meglio i principi del determinismo e il carattere necessario della stessa produzione divina. La libertà divina consiste nel fatto che egli produce secondo la propria natura e non in base ad altro da sé. Ma non implica l'arbitrarietà, come detto, che per Spinoza è assurda. Nell'appendice alla prima parte, Spinoza trae alcune conseguenze della sua costruzione teorica, mostrando come essa sia una computazione di alcune naturali tendenze umane a considerare la realtà come se ci somigliasse, quella deformazione del reale che va sotto il nome di antropomorfismo. Spinoza sottolinea anche che bisogna abbandonare il finalismo, che è anch'esso un antropomorfismo. Poiché attribuisce alla realtà degli scopi e dei fini che essa non ha. Spinoza anticipa anche temi che affronterà più avanti, ad esempio, che i giudizi di valore che gli uomini esprimono, bene, male, eccetera, sono dei pregiudizi e delle nostre proiezioni sulle leggi immutabili del reale. In un passaggio, egli mostra anche di riprendere a suo modo l'idea baconiana e preilluministica che occorre emendare la mente degli individui da false opinioni spontanee. Ciò significa anche che la verità non è innata, ciò che è innato è il mezzo per raggiungerla, ovvero la ragione. La seconda parte dell'etica è dedicata alla mente umana e suddivisa in sette definizioni, cinque assiomi e 49 proposizioni. Il centro di questa parte è la particolare dottrina spinoziana del parallelismo tra pensiero ed estensione, tra mente e corpo. Infatti, accettando l'idea cartesiana che esistano due modalità basilari dell'essere, cioè il pensiero e la corporalità o estensione, Spinoza li fa diventare due degli infiniti attributi della sostanza divina, gli unici con cui noi entriamo in contatto. Ricondotti nel suo monismo immanentista, essi, pensiero e la corporeità, saranno due manifestazioni parallele della stessa cosa, cioè della sostanza. Si noti che siamo al centro di una problematica che è ancora molto viva nella cultura contemporanea. In filosofia, appunto, uno dei problemi centrali è oggi il cosiddetto mind-body problem, che interseca anche le relazioni fra filosofia e neuroscienze. La soluzione spinoziana, quindi, è quella che tra mente e corpo non c'è vero dualismo, ma neanche interazione come pensava Cartesio, bensì parallelismo, come se lo stesso evento fosse detto in due linguaggi diversi ma isomorfi. La proposizione 7 di questa seconda parte esprime questo perfetto parallelismo che è poi un'ingegnosa soluzione del problema mente-corpo data da Spinoza. Infatti si legge l'ordine e la connessione del pensiero, ordo idearum, è identico all'ordine e alla connessione delle cose, ordo rerum. Nel relativo scolio Spinoza chiarisce. Tutto ciò che un intelletto infinito può percepire appartiene esclusivamente ad un'unica sostanza e di conseguenza la sostanza pensante e la sostanza estesa sono la stessa sostanza, una sola, alla quale ci si riferisce ora sotto questo attributo, ora sotto quello. Nella proposizione 6 era stata esclusa, come Spinoza aveva già detto nella prima parte, che ci sia un'interazione possibile tra gli attributi. Poiché un ente può essere modificato solo da enti simili e quindi un pensiero non modifica un corpo esteso e viceversa. Il corollario alla proposizione 13 dà la definizione spinoziana di uomo. L'uomo, si legge, è costituito di una mente e di un corpo. Nella visione di Spinoza, quindi, l'uomo non è una sostanza né mente e corpo lo sono, come affermava Cartesio, in quanto mente e corpo sono attributi dell'unica sostanza. La dimostrazione della Proposizione 11 chiarisce che, scrive Spinoza, l'essenza dell'uomo è costituita da certi modi degli attributi di Dio, vale a dire che l'uomo è una delle manifestazioni dell'unica sostanza. Focalizzando adesso il discorso sulla mente umana e le sue capacità conoscitive, che è il principale oggetto di questa sezione dell'opera, nel corollario della proposizione 11 si legge che la mente umana è una parte dell'infinito intelletto di Dio. La mente è anche l'idea di un certo corpo, come viene precisato nella proposizione 13, in cui si legge, l'oggetto dell'idea che costituisce la mente umana è il corpo, ossia un determinato modo esistente in atto, cioè effettivamente presentemente, dell'estensione. Spinoza chiarisce che tutti i corpi, anche quelli animali, sono dotati quindi di una mente, cosa che Cartesio negava rendendo i corpi animali simili a macchine, solo che la mente umana eccelle sulle altre ed è capace di conoscenza più chiara delle altre. Per dimostrare ciò e illustrarne le importanti conseguenze gnosiologiche, Spinoza ritiene necessario sempre in questa seconda sezione, affrontare una lunga disamina dei corpi in generale, del corpo umano in particolare. Ad ogni stato del nostro corpo corrisponde uno stato mentale corrispondente, poiché mente e corpo sono due attributi della stessa sostanza, non due cose eterogenee. Essendo poi il nostro corpo parte dell'estensione universale, noi siamo in connessione con tutti gli altri corpi. Per cui, nella proposizione 16, Spinoza scrive, la mente umana percepisce, insieme con la natura del suo proprio corpo, la natura di moltissimi corpi. Noi siamo anche in grado di rappresentarci dei corpi non agenti su di noi attualmente. Spinoza chiama queste idee di oggetti non presenti immagini e precisa che qui si può annidare l'errore conoscitivo. E gli scrive infatti nella proposizione 17 la mente non è in errore per il fatto di immaginare, ma erra solo in quanto essa appare priva dell'idea che esclude l'esistenza delle cose che essa immagina di avere presenti. Fatte queste premesse si entra nella concezione gnosiologica spinoziana di chiaro stampo razionalistico. La nozione infatti di verità che espone Spinoza è chiara e semplice. La verità è una descrizione perfetta dell'oggetto, nel senso che ne permette una completa spiegazione. Ciò presuppone, tra l'altro, che l'intera natura o estensione sia una infinita rete di inessi causali determinati. Nella conseguenza 1 della proposizione 44 si legge il nostro considerare le cose come contingenti, tanto rispetto al passato quanto rispetto al futuro, dipende solo dall'immaginazione. Immaginazione che già sappiamo è per Spinoza connessa all'errore, fonte dell'errore. La mente umana, in quanto mente finita, non riesce sempre a cogliere l'infinita serie delle cause e quindi non è in grado di avere soltanto idee perfette e talvolta scivola in concezioni tanto inadeguate da poter essere dette false, benché il falso assoluto sia logicamente impossibile, poiché corrisponderebbe ad uno stato corporale inesistente. Spinoza scrive nella proposizione 35 La falsità che la nostra mente attribuisce a un'idea, con la quale essa viene in relazione, consiste, in vero, in una privazione o in un difetto di conoscenza, di cui la mente soffre. Privazione che è il portato peculiare delle idee inadeguate, ossia mutile e confuse. Una tipica idea inadeguata è la credenza nella libertà umana. Come abbiamo visto prima, Spinoza nega decisamente la contingenza e quindi si fa sostenitore di quello che può essere definito un determinismo universale, che ha una conseguenza necessaria, cioè la negazione della libertà umana così come intesa nel, nella nozione tradizionale di libero arbitrio. Infatti, per Spinoza, la credenza nella libertà umana è una tipica idea inadeguata. Scrive nel chiarimento della proposizione 35, ciò che gli uomini chiamano libertà non è dunque altro che il non conoscere alcuna causa delle loro azioni. Determinismo universale, il rifiuto della contingenza, Negazione del libero arbitrio sono due delle tesi più caratteristiche della filosofia di Spinoza, quelle che la rendono più affascinante, ma allo stesso tempo anche più contestata e rifiutata. Qui Spinoza non si sofferma su questi aspetti, sulle conseguenze di questi aspetti, ma entra nel merito delle conoscenze umane, temi che aveva già affrontato nelle precedenti opere giovanili, come il Trattato sull'emendazione dell'intelletto, i in cui contenuti sono richiamati ad esempio nel chiarimento alla proposizione 40, dove Spinoza elenca i generi della nostra conoscenza. Al garino più basso abbiamo l'opinione o immaginazione, basata sui sensi e quindi incerta e vaga. Ragione, cioè conoscenza certa, fondata su idee, ovvero concetti comuni evidenti, e infine intelletto, ovvero la capacità di cogliere le essenze prime delle cose. L'opinione si legge nella proposizione 41 è l'unica causa di falsità, mentre la conoscenza del secondo e del terzo genere è necessariamente vera. Ora, l'esistenza di idee comuni e vere è per Spinoza evidente ed iscrive nella conseguenza alla proposizione 28. Ci sono alcune idee o nozioni comuni a tutti gli uomini. Infatti i corpi convengono, cioè s'accordano in alcune cose e proprietà, le quali debbono essere percepite da tutti adeguatamente, cioè in maniera chiara e distinta. Anche le menti, peraltro, conclude Spinoza, convengono tra loro. Ora, queste idee comuni e vere non sono degli universali o delle sostanze della tradizione antico-medievale che... Per Spinoza sono delle astrazioni, ma esse sono delle definizioni, delle proposizioni, quelle che l'etica sta illustrando e che sono riprese direttamente dalla realtà. Le intuizioni intellettuali sono le verità supreme ed auto evidenti che non hanno neanche bisogno di una riflessione o di una deduzione. Spinoza, in verità, non approfondisce granché questo tema e sembra che egli intenda le intuizioni come una sorta di conoscenza diretta, ma molto difficile e rara, dell'essenza più pura della realtà. Conoscenza diretta che è resa peraltro possibile dalla base costituita dal depositarsi in noi delle nozioni comuni, grazie alla realtà esteriore e al riflettere insieme delle menti. Le idee vere e fondamentali sono trasparenti, come si dice nella proposizione 43. Chi ha un'idea vera sa nello stesso tempo di avere un'idea vera e non può dubitare della verità di ciò che conosce. Ciò perché, proposizione 44, è proprio della natura della ragione considerare le cose non come contingenti ma come necessarie. Quindi è tipico della ragione vedere le cose subspecie eternitatis, come viene chiarito nella dimostrazione di questa proposizione 44. È dunque evidente l'intenso razionalismo di Spinoza, che prende molto sul serio il primato cartesiano del cogito, al contrario di ciò che andavano affermando gli empiristi inglesi, che contestavano il primato del puro pensiero e la sua capacità di giungere da solo a conoscenze certe. Ma Spinoza intende anche parare i colpi delle critiche empiristiche al razionalismo, costruendo, come abbiamo visto fin qui, un sistema in cui il puro pensiero non è pura astrazione, ma la versione concettuale della realtà fisica. Per ogni corpo naturale c'è un'idea mentale corrispondente e per ogni idea mentale esiste il corpo corrispondente. Solo in Dio vi è perfetta coincidenza tra idee e corpi corrispondenti. Questo razionalismo, che è allo stesso tempo intuizionistico e deduttivista, anch'esso, per il suo rigore, per la sua onnicomprensività, per la sua chiarezza, ha esercitato nei secoli sempre, e continua ad esercitare, una presa su molte menti filosofiche. La parte finale della seconda sezione dell'etica è dedicata ad un approfondimento della nozione di libera volontà. Non sorprenda questa mescolanza di gnosiologia ed etica, perché lo scopo della filosofia spinoziana è proprio quello di giungere da una conoscenza certa alla felicità, secondo un'impostazione che risale alle filosofie ellenistiche che erano tornate in auge nella prima epoca moderna. Sulla base di quanto detto fin qui, appare chiaro a Spinoza eh, che, come si legge nella proposizione 48, nella mente non c'è alcuna volontà indipendente o libera. Ma nel volere questa cosa o quella, la mente è determinata da una causa, che è determinata anch'essa da un'altra causa, la quale a sua volta è determinata da un'altra, e così in infinito. Dimostrazione: La mente è un modo certo e determinato del pensare e pertanto non può essere causa libera delle sue azioni, ossia non può avere una facoltà assoluta o indipendente di volere e di non volere, ma a volere questa o quella cosa deve essere determinata da una causa. Spinoza quindi afferma che volontà e intelletto sono la stessa cosa. Ora, la necessità di Spinoza, va ben compreso, non è una costrizione che renda l'uomo o la pietra schiavi. La necessità è il nostro modo di esistere, è l'ordine delle cose, come già dicevano gli stoici, concezione che in Spinoza viene limata, viene riconsiderata anche alla luce dell'influsso evidente su di lui esercitato dalla nascente scienza moderna e fisica matematica a struttura tendenzialmente deterministica. Nel chiarimento della proposizione 49 Spinoza quindi elenca le quattro conseguenze etiche della sua dottrina. La nostra suprema felicità o beatitudine consiste appunto nella sola conoscenza di Dio, dalla quale siamo indotti a compiere soltanto quelle azioni a cui ci persuadono l'amore e il senso del dovere. E tali azioni virtuose sono il premio di se stesse. Chi conosce sa anche che fortuna e sfortuna sono parole vuote e accetta serenamente tutti gli eventi naturali perché necessari e ineluttabili. Da questa impostazione, si badi bene, Spinoza trae delle conseguenze che potrebbero sembrare controintuitive, poiché questo impianto rigorosamente deterministico non sorregge una concezione rigorista sul piano etico o autoritaria sul piano politico, al contrario. Sul piano sociale, il determinismo cosmico, associato all'amore intellettuale di Dio, all'amore per la realtà, Comporta che ognuno va rispettato per ciò che è e va amato non pietisticamente, ma perché è razionale amare la realtà, un tema che poi verrà ripreso nella quarta parte dell'etica. Sul piano politico, questa concezione generale di Spinoza ha come conseguenza la superiorità della libertà politica sull'autoritarismo, poiché il modo migliore per governare gli uomini è tramite la libertà, in quanto questo sistema di governo. La democrazia considera gli uomini capaci di capire ciò che è necessario, non li sottovaluta, non li sottomette a coercizioni senza convincimento. Infatti, tali imposizioni sono assurde se ritagliate addosso ad una mente razionale. Il tema della libertà politica, comunque, è al centro di un'altra opera di Spinoza, il Trattato, appunto, politico. E, su queste basi, le altre tre sezioni dell'etica approfondiscono i temi e gli aspetti etici ed esistenziali della dottrina di Spinoza. Dopo aver descritto la realtà nella prima parte dell'opera e la mente umana nella seconda parte, nel terzo, quarto e quinto capitolo Spinoza affronta direttamente le questioni etiche, secondo un itinerario che è molto simile a quello stoico e che prevede un percorso che dalla conoscenza della realtà giunga fino alla liberazione dell'uomo dall'infelicità e dalla cattiva condizione. Ma prima di presentare la persona libera e la felicità di cui gode, però Spinoza deve mostrarci appunto la condizione negativa in cui versa spesso l'umanità. E questo viene fatto appunto nel terzo capitolo. È il modo in cui noi viviamo ordinariamente, soggetti come siamo a un'ampia gamma di risposte passionali rispetto al mondo, con i nostri desideri, mossi spesso in modo contraddittorio e quindi con la nostra felicità che rimane di conseguenza in balia del modo con cui le cose ci influenzano. Solo di fronte ad una tale immagine di noi stessi, a quanto pare, possiamo veramente apprezzare i difficili ma straordinari benefici della vita vissuta in base a ragione e a virtù. Questo terzo capitolo, questa terza parte, è anche una sorta di trattato di psicologia umana. Viene infatti presentata un'analisi della dinamica, dei modi in cui la mente si muove tra i suoi vari stati per associazione e per affetto. L'attenzione di Spinoza è in particolar modo rivolta alle nostre risposte passionali al mondo, cioè alle nostre emozioni. La discussione che quindi procede nella terza parte è per lo più descrittiva, ma avrà delle implicazioni importanti di natura normativa cioè in relazione al modo con cui noi dovremmo condurre la nostra vita in modo virtuoso, che sarà illustrata nella parte quarta e quinta. Questa sua psicologia, potremmo dire geometrica, si apre nella prefazione alla terza parte, con un atto d'accusa nei confronti della maggior parte dei filosofi e di come essi hanno trattato la mente ed il suo rapporto con il resto del mondo. Una trattazione che è spesso quindi stata semplicemente la esplicitazione della visione ingenua del mondo che hanno le persone comuni. Scrive infatti Spinoza, la maggior parte di coloro che hanno scritto sugli affetti e sul modo di vivere degli uomini, sembrano trattare non di cose naturali, che seguono le leggi comuni della natura, ma di cose che sono fuori dalla natura. Sembrano infatti concepire l'uomo nella natura come un dominio dentro un altro dominio, uno stato nello stato, perché essi credono che l'uomo disturbi piuttosto che seguire l'ordine della natura. Che egli ha potere assoluto sulle sue azioni e che è determinato solo da se stesso. Quindi un attacco forte al libero arbitrio e alla libertà umana. Una posizione che è caratteristica di Spinoza e di tutti coloro che, anche oggi, apprezzano il filosofo olandese. Quando Spinoza infatti qui parla di dominio all'interno di un altro dominio, di Stato nello Stato, si riferisce alla concezione secondo la quale l'uomo sarebbe un'entità autonoma, non governata dagli stessi principi che governano il comportamento del resto del cosmo. La mente, secondo questa visione, che per Spinoza è errata, non è naturale nel senso che non è soggetta alla necessità deterministica e nomologica a cui sono soggette tutte le cose naturali. Questa natura umana speciale, quindi, sarebbe anzi soprannaturale, poiché, secondo i credenti, è impiantata da Dio in un corpo e circondata dalla natura, ma dotata di quel tipo di libertà della volontà che lascia l'essenza umana indeterminata in molte delle sue operazioni. Secondo Spinoza, anche Cartesio è caduto in questo errore credendo che la mente avesse il potere assoluto sulle proprie azioni. Naturalmente qui Spinoza implicitamente professa una concezione monista, univoca, della natura. Egli infatti nelle, parti, nelle prime due parti dell'opera ha inteso mostrare che la mente umana, come ogni altra cosa, è una parte della natura. E così anche noi, in ogni dimensione della nostra vita, siamo soggetti al determinismo attraverso il quale tutto in natura si realizza. Ma anche il determinismo può essere concepito, e spesso la scienza odierna lo fa, in modo anche segmentato, non univoco ma parziale. Ma per Spinoza i pensieri che abbiamo e le cose che sentiamo sono tutti, tanto quanto i movimenti dei nostri corpi e dei corpi che ci circondano, eventi naturali che hanno le loro cause. Ciascuno dei nostri stati d'animo, idee, desideri, passioni, giudizi, sentimenti, anche volontà, è un modo finito che, come tutti i modi finiti, come egli aveva già scritto nella prima parte, ha un'esistenza determinata e non può né esistere né essere determinato a produrre un effetto, a meno che non sia determinato ad esistere e produrre un effetto da un'altra causa. In effetti, le leggi che governano i nostri stati d'animo sono la stessa cosa, la stessa potenza della natura, delle leggi che governano i modi dei corpi. Sebbene concepite attraverso l'attributo del pensiero piuttosto che attraverso l'attributo dell'estensione. Scrive in un'altra parte della prefazione a questa terza parte: la natura è sempre la stessa, e la sua virtù e il suo potere di agire sono ovunque la stessa cosa, cioè le leggi e le regole della natura, secondo le quali tutte le cose accadono e cambiano da una forma all'altra, sono sempre e ovunque le stesse. Non ci sono quindi per Spinoza eccezioni alle leggi della natura né nel regno dei corpi né nel regno della mente. Egli dunque si propone di trattare la psicologia umana nello stesso modo in cui lo scienziato cartesiano tratta la fisica dei corpi. Il risultato è una psicologia deterministica in cui gli stati della mente e le transizioni affettive e associative tra loro, che sono tutti riflessi dei modi in cui il corpo è influenzato dalle cose esterne, Spinoza intende trattarli con la stessa precisione matematicamente rigorosa con la quale il fisico calcola i trasferimenti di moto tra i corpi e con cui il geometra considera la proprietà delle figure piane. Proprio perché, per la sua norma del parallelismo, modificazioni corporali e modificazioni mentali sono la stessa cosa vista sotto due modalità differenti. Per cui gli affetti dell'odio, dell'ira, dell'invio, eccetera, considerati in se stessi, Derivano per Spinoza dalla stessa necessità e forza della natura delle altre cose singolari e perciò rispondono a determinate cause, le quali noi possiamo conoscere come le proprietà di qualsiasi altra cosa. Dunque, conclude Spinoza con una delle affermazioni più sorprendenti dell'etica, gli scrive: tratterò della natura, del potere degli affetti e del potere della mente su di essi, con lo stesso metodo con cui nelle parti precedenti ho trattato Dio e la mente e considererò le azioni e gli appetiti umani proprio come se fosse una questione di linee, piani e corpi. La distinzione più importante all'interno della psicologia filosofica di Spinoza è quella tra un'azione e una passione della mente. Non si tratta di una distinzione che è del tutto equivalente alla semplice distinzione tra causa mentale ed effetto mentale, poiché anche le azioni sono causate e le passioni sono cause. L'azione è collegata al fare mentre le passioni, la cui parola stessa indica passività, sono legate alla sofferenza e al subire. La differenza importante tra un'azione della mente e una passione della mente riguarda il luogo della fonte causale dello stato mentale. Se la causa adeguata o totale dello stato mentale risiede interamente nella mente stessa, cioè se la natura e il verificarsi dello stato possono essere adeguatamente compresi attraverso la sola mente, come si dice nella prima definizione della terza parte, senza dunque riferimento a nient'altro, allora si tratta di un caso di mente attiva. Se invece la mente è solo una causa parziale dello stato mentale, con un altro contributo causale che provenga dall'esterno della mente, allora lo stato mentale è una passione. Quindi, come si dice nella seconda definizione, dico che noi agiamo, allora quando in noi o fuori di noi, accade qualcosa di cui siamo causa adeguata, cioè quando dalla nostra natura in noi o fuori di noi segue qualcosa che può essere compreso con chiarezza e distinzione mediante essa sola. Ma al contrario, dico che noi patiamo quando in noi accade qualcosa o dalla nostra natura segue qualcosa di cui noi non siamo causa se non parziale. Secondo questa definizione, quindi la mente è attiva quando segue la propria natura e le proprie leggi quando la sua condizione deriva dalle proprie risorse cognitive e uno stato della mente segue dalle proprie risorse cognitive quando consegue da idee adeguate. D'altra parte, quando uno stato della mente deriva non da idee adeguate nella mente, ma da un'idea inadeguata del corpo umano, insieme all'idea inadeguata di qualche cosa esterna che sta attualmente producendo qualche effetto nel corpo umano, quello stato mentale non deriva dalle risorse proprie della mente ed è di conseguenza una passione. Ne consegue che, come detto nella proposizione 3, le azioni della mente sorgono solo da idee adeguate. Le passioni dipendono solo da idee inadeguate. Le passioni quindi non nascono per Spinoza dall'ordine logico del pensiero, ma dall'ordine comune della natura. L'attività e la passività della mente di cui si occupa Spinoza in questa terza parte sono incentrate a loro volta sui cambiamenti di ciò che egli chiama il potere di agire, potenzia, agendi, oppure la forza di esistere. Ogni modo finito è, come sappiamo, espressione parziale e limitata di una stessa infinita potenza di Dio, ovvero natura, ovvero sostanza. Che si manifesta nel caso delle mente attraverso l'attributo del pensiero, e nel caso dei corpi attraverso l'attributo dell'estensione. Ogni mente particolare quindi è un'espressione finita di Dio o dell'infinito potere della natura attraverso il pensiero. Allo stesso modo ogni corpo particolare è un'espressione finita di Dio o dell'infinito potere della natura nella materia e nel movimento. Questa quantità finita di potere che costituisce ogni cosa è ciò che Spinoza appunto chiama conato, conatus, ovvero sforzo, tendenza. In ogni cosa finita particolare, questa, questo potere, questo conato, si manifesta come uno sforzo per perseverare in sé, per quello che si è. Infatti, dice Spinoza nella dimostrazione della proposizione 6, di questa terza parte, nessuna cosa ha in sé qualcosa per cui può essere distrutta o che gli tolga l'esistenza. Al contrario, si oppone a tutto ciò che può toglierne l'esistenza. Perciò, per quanto può, si sforza di perseverare nel suo essere. C'è quindi per Spinoza in tutte le cose, corpo e menti, una sorta di inerzia esistenziale con cui essi resistono a qualsiasi tentativo di distruggerli o di cambiarli in peggio. Non è una caratteristica temporanea o accidentale delle cose, un attributo di cui la cosa può essere priva, ma il conato comporta una durata indefinita e va dritta al cuore della individuazione stessa della cosa. Fornisce una vera base metafisica per distinguere una cosa dall'altra, in quanto queste parti di potere sono distinte le une dalle altre e spesso lottano l'una contro l'altra. In effetti, insiste Spinoza, questo conatus costituisce, e li scrive nella proposizione 7, l'essenza reale di qualsiasi cosa. Anzi, non è nulla di diverso dalla cosa stessa. Il conatus spiega anche molte delle caratteristiche dinamiche del mondo. Spiega perché le pietre sono difficili da rompere, perché un corpo a riposo o in movimento rimarrà a riposo o in movimento, a meno che non incontri una forza esterna perché il corpo umano combatte le malattie e perché desideriamo molte delle cose che facciamo. Anche questa dottrina, chiaramente metafisica, ha un'origine nello stoicismo, che, come detto nel Rinascimento, nel Seicento, aveva avuto una vasta e nuova diffusione fra gli intellettuali europei. Spinoza argomenta a favore di questa importante proposizione sull'autoconservazione. Egli afferma che nessuna cosa, considerata da sola, nei suoi termini essenziali e senza relazione con nient'altro, può eventualmente contenere in sé qualcosa di contrario al suo essere. Sarebbe infatti contraddittorio pensarlo. Egli spiega poi che non possono esserci in nessuna cosa due elementi che derivino dalla natura della cosa e che siano tra loro contrari e che quindi tendano alla reciproca distruzione. Ciò significherebbe infatti ammettere che nell'essenza della cosa ci sia un'incoerenza, che renderebbe l'essenza stessa contraddittoria e la cosa una non cosa, impossibile. Niente, quindi nessuna cosa può essere la fonte delle risorse della propria distruzione. Tutto il decadimento e l'impulso distruttivo devono provenire dall'esterno della cosa stessa. Spinoza qui sembra pensare che l'invecchiamento in realtà sia l'effetto di forze esterne o del tempo stesso che agiscono sul corpo in maniera permanente e quindi modificativa. Spinoza respinge l'idea che il suicidio, ad esempio, possa essere in contrasto con la sua dottrina, poiché egli nega che il suicidio sia un caso di azione reale, cioè un'azione che trovi in sé la sua causa totale e adeguata cioè all'interno dell'individuo stesso. Anche il suicidio è l'effetto di cause esterne che costringono una persona a fare qualcosa che, basandosi invece su idee adeguate, non farebbe mai. In altre parole, ci si uccide per Spinoza a causa della forza di circostanze che sono opprimenti e sulle quali la conoscenza non riesce a prevalere. Un individuo resiste attivamente, quindi... A qualsiasi forza esterna che tenti di introdurre un elemento che è contrario alla sua essenza, cioè resiste attivamente alla propria distruzione. Quindi, in Spinoza, l'autoconservazione non è meramente passiva, ma comporta anche un'azione, una vera e propria azione conservativa. Venendo però adesso all'uomo, nella mente il conato si manifesta come volontà. Ma non una facoltà astratta di volere, ma le particolari affermazioni o negazioni che costituiscono gran parte della nostra vita pensante. Quando l'essere umano è considerato come un'entità composita, costituita da una mente e da un corpo, il suo conato consiste nell'appetito. Quando una persona è consapevole dell'impegno della sua mente e del suo corpo insieme, quando è consapevole di un appetito, Esso diventa un desiderio. In entrambi i casi, la mente e il composto mente-corpo, il conato è la forza motivazionale che sta alla base di tutti gli sforzi di una persona. Ora, quando questo sforzo è in relazione solo con la mente si chiama volontà, ma quando è in relazione con la mente e il corpo insieme si chiama appetito. L'appetito quindi non è altro che l'essenza stessa dell'uomo, dalla cui natura derivano necessariamente quelle cose che ne favoriscono la conservazione. E così l'uomo è determinato a fare quelle cose. Tra appetito e desiderio non c'è differenza, insomma, tranne che il desiderio è generalmente correlato agli uomini in quanto sono consapevoli dei loro appetiti. Quindi il desiderio può essere definito, come si fa nella proposizione 9, come appetito insieme alla coscienza dell'appetito. Dunque nel corpo umano il conato si manifesta come la resistenza fisica del corpo a qualsiasi tentativo di modificare il rapporto di movimento e riposo tra le sue parti, a qualsiasi tentativo di dissolverlo, nella mente invece è la ricerca cosciente di quelle cose che promuovono il benessere della mente e il benessere del corpo da cui dipende la sua esistenza. Ora, il potere e l'impegno che costituisce l'essenza di ogni individuo, sebbene sia sempre attivo e costante, non rimane inalterato per tutta la vita di una persona, ma è costantemente soggetto a cambiamento. In particolare, la potenza, il conato, può godere di un aumento o di un rafforzamento, oppure può subire una diminuzione. Qualsiasi cambiamento del genere nel potere di agire di un individuo, nel bene e nel male, è ciò che Spinoza chiama affetto. Spinoza sottolinea che un affetto, ad esempio un'emozione, non è la causa del cambiamento, piuttosto è il passaggio stesso da una condizione all'altra. Si sperimenta o si subisce un affetto. Un affetto è quindi il passaggio da una condizione migliore a una condizione peggiore o il miglioramento a una condizione migliore, ma non è il risultato finale del movimento. Nel caso della mente, essa può passare a un potere di pensiero maggiore o minore. In quanto a cosa significhi l'aumento o diminuzione del conato, del potere di agire, Spinoza eh, chiarisce che si tratta semplicemente del miglioramento o del deterioramento delle condizioni mentali, cioè del conato stesso e della capacità di preservarsi e resistere alle forze esterne. Nel caso del corpo, è abbastanza semplice: l'indebolimento è tutto ciò che diminuisce il potere di resistenza del corpo a causa di lesioni, malattie, invecchiamento. Oppure potrebbe essere un miglioramento che si ottiene attraverso l'allenamento l'alimentazione, attività che rendono il corpo più forte, più flessibile, più resistente ai poteri esterni che cercano di indebolirlo. Ora, l'aumento o la diminuzione dei poteri di un individuo possono verificarsi sia attraverso l'azione di cose esterne che dall'interno. Un affetto passivo o passione è un cambiamento nel potere dell'individuo la cui causa adeguata non risieda nell'individuo stesso, ma in parte nelle cose esterne. Le passioni sono modificazioni di potere che un individuo subisce o soffre. Un affetto attivo, invece, è un cambiamento nel potere dell'individuo, la cui causa adeguata risieda interamente nell'individuo stesso. Se sono migliorato o danneggiato dalla mia interazione con altre persone o oggetti, allora la transizione che soffro è una passione. Se il miglioramento della mia condizione avviene invece interamente attraverso le mie risorse e grazie alla mia conoscenza di ciò che è bene per me, allora il passaggio che vivo è un'azione. Mentre le passioni o i cambiamenti causati dall'esterno possono essere in meglio o in peggio, le azioni sono sempre migliorative, miglioramenti nel potere di un individuo. Questo perché nessun individuo... Come sappiamo, attraverso le proprie capacità non può che conservare il suo essere o aumentarne il potere. E quando un essere razionale è veramente attivo, nella misura in cui è mosso da una conoscenza adeguata, le cose che fa sono guidate da una vera comprensione di ciò che è nel suo interesse e portano così a un miglioramento della sua condizione. La maggior parte dell'attenzione di Spinoza nella terza parte è dedicata alle passioni e ai modi in cui la condizione di un essere umano, principalmente mentale ma anche correlativamente fisica, è influenzata dalle sue interazioni causali con il mondo fisico e sociale in cui abita. Le passioni includono tutte le nostre risposte emotive, temperamentali e volitive alle cose, le nostre gioie, amori, simpatie, sentimenti, desideri, inclinazioni repulsioni e oscillazioni della mente sono tutte una funzione dei modi in cui il nostro potere è migliorato o diminuito da oggetti o persone, nonché dei modi in cui la mente associa idee e si sposta da un pensiero a un altro. Spinoza crede che ci siano tre affetti primari e che tutti gli altri siano funzioni o possono essere derivati da quelli primari. Essi sono la gioia, la tristezza e il desiderio. La gioia, letizia in latino, è, scrive Spinoza nella proposizione 11, quella passione per cui la mente passa a una maggiore perfezione, ovvero il passaggio a un maggior potere di agire causato da qualcosa di esterno all'individuo, e la sensazione di avere la propria condizione migliorata da un'altra cosa. L'affetto corrispondente nel composto mente-corpo è il piacere, o titillazio. La tristezza, tristizia, D'altra parte, è quella passione per cui la mente passa a una perfezione minore e la sensazione di veder peggiorare le proprie condizioni, per effetto di una realtà esterna. Il corrispondente effetto mente-corpo è il dolore. Può sembrare strano che Spinoza parli del desiderio come di una specie di affetto, da affiancare alla gioia e alla tristezza. Questo perché il desiderio, anche per come egli lo aveva definito, ad esempio nello scoglio alla proposizione 9, in realtà è proprio il potere o lo sforzo stesso le cui transizioni costituiscono gli affetti. E in effetti il desiderio va considerato una sorta di effetto derivato degli affetti primari, cioè gioia e tristezza, ciascuno dei quali rappresenta un aumento e una diminuzione, provocati dall'esterno, della forza del desiderio, come egli poi chiarisce nella proposizione 57. Detto questo, tutte le altre passioni hanno al centro la gioia o la tristezza e sono variazioni della gioia o della tristezza. L'amore, per esempio, non è altro che gioia accompagnata da una concessione dell'oggetto che è causa della gioia. Si ama l'oggetto che apporta un miglioramento delle proprie condizioni. L'odio, allo stesso modo, è tristezza accompagnata da una concessione dell'oggetto che è causa di tristezza, per cui si odia l'oggetto che provoca un deterioramento della propria condizione. Queste passioni determinano una corrispondente modificazione degli sforzi dell'individuo. Il desiderio si concentra infatti sul possedere, e in alcuni casi possedere in modo univoco, l'oggetto o la persona che è amato, o distruggere l'oggetto o la persona che è odiato. A questo punto Spinoza entra in un vero e proprio catalogo delle passioni umane, mostrando come ognuna di esse sia collegata alle passioni elementari e come essa influisca sul nostro comportamento. Le passioni secondarie più importanti sembrano essere la speranza e la paura. Spinoza definisce la speranza, nello scoglio 2 alla proposizione 18, come nient'altro che una gioia incostante che è sorta dall'immagine di una cosa futura o passata di cui dubitiamo l'esito. Mentre la paura è una tristezza incostante che è nata anche dall'immagine di una cosa dubbia. Speriamo, cioè, in una cosa la cui presenza ancora incerta ci porti gioia. Temiamo una cosa la cui presenza, altrettanto incerta, provocherà tristezza. Quando diventa certo ciò il cui esito era dubbioso, la speranza si tramuta in fiducia, mentre la paura diventa disperazione. L'importanza della speranza e della paura deriva dal fatto che sono il fondamento del tipo di vita per il quale l'etica vorrebbe essere l'antidoto. Vivere una vita secondo speranza e paura significa essere governati da uno stato ansioso di attesa o paura che ha conseguenze deleterie per il nostro benessere. Spinoza in fondo è d'accordo con Seneca sul fatto che sia la speranza che la paura appartengono a una mente sospesa, una mente che è in uno stato di ansia rispetto al futuro. Entrambe le passioni sono principalmente dovute al proiettare i nostri pensieri molto più avanti di noi invece di adattarci al presente. Queste due emozioni giocano un ruolo cruciale nella nostra vita quotidiana e contribuiscono a mantenerci in un perenne stato di schiavitù. La speranza e la paura ci rendono schiavi di cose al di fuori di noi, oggetti e individui che apprezziamo così tanto, ma i cui andirivieni sono in definitiva al di fuori del nostro controllo rendono anche possibile un tipo di schiavitù secondario e convenzionale che integra questa schiavitù naturale originaria. Perché speranza e paura sono alla base della religione organizzata e settaria. Ci tengono in uno stato di obbediente attesa per ciò che gli ecclesiastici, che sanno come manipolare queste emozioni, propongono come ultima ricompensa e punizione. La struttura delle passioni si fa poi più densa quando si introduce un contesto sociale più ricco. Le passioni rappresentano non solo le risposte di un individuo alle cose singolari che lo riguardano, ma anche caratteristiche delle sue relazioni sociali con altri esseri umani. E più persone sono coinvolte nella relazione, più complessa diventa la rete dell'affetto. Quella che originariamente era una sorta di relazione a due posti, tra una persona e una cosa o un'altra persona, ora diventa una relazione a tre posti, a quattro posti, eccetera, tra due, tre o più persone e più cose. Così arriviamo ad amare qualcuno che arreca gioia a una persona che amiamo e odiamo qualcuno che provoca tristezza nell'amato. Questa dimensione sociale apre anche la porta a nuove passioni, come la compassione, la gelosia, l'invidia, l'orgoglio, la pietà e l'autostima. Spinoza spiega in dettaglio come l'atteggiamento di una persona verso una cosa può essere influenzato dal modo in cui le altre persone considerano quella stessa cosa. Cioè questa considerazione altrui provoca quella che Spinoza chiama il vacillamento della mente, che è il correlato sociale della paura personale o della speranza individuale. Si tratta di analisi molto interessanti che poi la psicologia sociale odierna ha ripreso e approfondito. Le nostre vite emotive sono immensamente ricche e diverse perché, secondo Spinoza, vi sono tanti diversi tipi di passioni, quanti sono i tipi di oggetti da cui siamo colpiti e i modi in cui ci influenzano. Scrive nella proposizione 56: ci sono tante specie di gioia, tristezza e desiderio, e di conseguenza di ogni affetto composto da queste, come le vacillazioni della mente, o derivato da esse, come l'amore, l'odio, la speranza, eccetera, quante sono le specie di oggetti da cui siamo colpiti. I fattori rilevanti a questo proposito includono non solo il numero di persone o oggetti coinvolti, ma anche il carattere di ciascun elemento. Persone diverse reagiscono a cose diverse in modi diversi. Anche la stessa persona può reagire alla stessa cosa in modi diversi in momenti diversi. Ciò non significa, precisa Spinoza, che ci sia una indeterminatezza causale o una scelta o una spontaneità nelle passioni il che è escluso dal determinismo professato da Spinoza, ma significa che quando sono coinvolti diversi ingredienti causali gli effetti saranno necessariamente diversi. La causa più importante, secondo Spinoza, delle differenze tra le passioni delle diverse persone sono le differenze tra le loro costituzioni corporee, che quindi sono parallele alle differenze nelle rispettive costituzioni mentali, i cui modi, sappiamo, rispecchiano gli affetti del corpo. In coerenza con quanto detto finora, Spinoza ne deduce che sostanzialmente gli esseri umani sono agenti completamente egoistici. Una persona è spinta a perseguire o evitare questo o quella cosa solo per gli effetti positivi o negativi che ha sulla sua condizione, sui contributi che essa apporta al suo progetto di autoconservazione. Secondo molti studiosi questo egoismo psicologico di Spinoza potrebbe essere stato influenzato dalle dottrine di Hobbes, la cui opera Spinoza conosceva. Ne deriva anche una sorta di relativismo del desiderio, perché come detto, ognuno di noi, in base alla propria conformazione psicofisica, giudica differentemente cose e situazioni attorno a lui. Questo relativismo radicale riguarda solo la nostra vita emotiva, passionale, perché, come vedremo nelle parti successive, sarà tutta un'altra cosa quando Spinoza analizzerà i giudizi di valore che si basano non sul modo in cui siamo influenzati dalle cose, nell'esperienza, ma su una conoscenza adeguata. Spinosa poi tratta brevemente le azioni, che diventeranno comunque il centro della sua analisi antropologica, ad esempio nella quarta parte dell'etica, e che è la vera base della nostra felicità e libertà, non tanto le passioni fin qui analizzate. Qui si danno alcuni accenni fondazionali che erano già impliciti in quanto detto finora, e cioè essendo le azioni dovute esclusivamente al nostro potere interno, ne consegue che ha un'azione legata solo la gioia poiché, scrive Spinoza, nella dimostrazione della proposizione 59, nessun affetto di tristezza può essere correlato alla mente in quanto agisce, ma solo affetti di gioia e di desiderio. Ora può accadere però che nella mente lo sforzo possa essere correlato a idee confuse e non a idee chiare e distinte. Nelle passioni accade sempre così, lo sforzo è sempre legato a idee confuse e inadeguate. Ora, nell'azione il desiderio e l'appetito sono sempre legati a idee adeguate. Si tratta quindi di un desiderio razionale, non passionale. Con l'azione, l'aumento delle capacità della mente deriva dalla propria conoscenza. Cioè, la mente è attiva quando la sua lotta per la perseveranza, il suo conato, è guidata non da modi casuali in cui gli oggetti esterni influenzano il corpo, ma piuttosto dalla comprensione. La differenza è quella tra perseguire le cose perché ti fanno sentire bene e perseguire le cose perché sono veramente buone per noi. Questo non significa che con le passioni il desiderio sia condotto in maniera erronea, poiché è diretto a cose che effettivamente accrescono le potenze del corpo. Ma questi beni che avvantaggiano il corpo non sono, come vedremo nella quarta parte, i beni più elevati. In primo luogo sono imprevedibili e al di fuori del nostro controllo. Inoltre i benefici che portano sono di breve durata. Quando invece il desiderio è guidato da idee adeguate, il giudizio che ne deriva va nella direzione di ciò che è veramente nell'interesse di una persona intesa come essere razionale. Insomma, tutte le emozioni umane in quanto passioni sono costantemente rivolte verso l'esterno, verso le cose e le loro tendenze a toccarci in un modo o nell'altro suscitati dalle nostre passioni e dai desideri che generano, cerchiamo o fuggiamo quelle cose che crediamo ci causino gioia o tristezza. Le nostre speranze e paure oscillano a seconda che consideriamo gli oggetti dei nostri desideri o delle nostre avversioni come remoti, vicini, necessari, possibili o impossibili. Quello che però non riusciamo spesso a considerare è il fatto che le cose che suscitano le nostre emozioni, essendo esterne a noi, non rispondono alle nostre volontà. Non abbiamo alcun potere sul fatto che ciò che odiamo sia vicino o lontano, se la persona che amiamo viva o muoia. Gli oggetti delle nostre passioni sono completamente al di fuori del nostro controllo. Quindi, più ci lasciamo controllare da questi oggetti, dal loro andare e venire, più siamo soggetti a passioni fluttuanti e meno attivi e liberi, cioè autocontrollati, noi siamo. L'obiettivo invece complessivo dell'etica è di giudicare le nostre passioni sulla base di conoscenze adeguate. Le passioni, anche quelle che rappresentano un accrescimento delle nostre capacità di agire, sono in definitiva degli ostacoli alla vera conoscenza e quindi al benessere, alla felicità. L'obiettivo quindi sarà quello di essere in grado di ottenere un certo grado di controllo sulle passioni e diventare individui attivi e autonomi piuttosto che individui che stanno semplicemente rispondendo all'andirivieni delle cose esterne. Non possiamo certamente eliminare tutte insieme le passioni, né dominarle completamente. Possiamo tuttavia arrivare a un punto in cui abbiamo, scrive Spinoza, nella proposizione 56, un potere di moderarle e trattenerle. Nella quarta parte Spinoza spiega come si può raggiungere questa condizione e di benefici sostanziali che ne derivano per noi. Nonostante il titolo, vale a dire sulla schiavitù umana o i poteri degli affetti, la quarta parte dell'etica non è una ripetizione della terza e non si concentra sulle passioni, ma rappresenta una vera e propria teoria etica, intesa nel senso classico come indagine sul bene e sul male, sul benessere umano e sul vivere bene. Avendo in precedenza posto le giuste basi metafisiche, epistemologiche e psicologiche, e dopo aver stabilito le sue affermazioni essenziali sulla natura e sul posto dell'essere umano al suo interno, Spinoza può ora iniziare la sua analisi e valutazione di come gli esseri umani normalmente organizzano la propria vita, con l'obiettivo, in definitiva, di scoprire un rimedio per ciò che li affligge e impedisce loro di avvicinarsi alla perfezione umana e alla felicità. Il titolo che Spinoza ha scelto per questa quarta parte suggerisce, infatti, che i patimenti umani sono ampi e diffusi. Per la maggior parte gli esseri umani vivono vite guidate dalle passioni e non dalla ragione. Con i nostri desideri guidati dal piacere e distratti dal dolore, perseguiamo beni transitori e falsi, come i beni materiali, l'onore e il potere mondano, e pensiamo che la nostra felicità dipenda da essi, ignorando nel contempo i veri beni più permanenti e preziosi, i quali, seppur con una certa fatica, sono alla portata di tutti, vale a dire conoscenza e comprensione. Nel trattato sull'emendazione dell'intelletto, a cui sono dedicati due video di questo canale che vi invito a visionare, Spinoza aveva dichiarato che anche egli era stato un tempo fuorviato dai desideri. Per cui la schiavitù a cui si riferisce Spinoza in questa quarta parte non è una servitù verso altri esseri umani, ma piuttosto la schiavitù naturale verso le passioni e verso le cose esterne che le producono. Come scrive Spinoza nella prefazione alla quarta parte, Chiamo servitù, servitutem, la mancanza di potere dell'uomo di moderare e frenare gli affetti, perché l'uomo che è soggetto agli affetti è sotto il controllo non di se stesso ma della fortuna. È importante ricordare che la lotta per controllare le passioni non è in Spinoza una lotta tra anima e corpo e uno sforzo per liberare l'anima dall'influenza del corpo, come avveniva nei filosofi spiritualisti, ad esempio Platone o in quelli religiosi, poiché per Spinoza anima e corpo sono un complesso integrato e naturale, piuttosto è una lotta da parte dell'individuo stesso per diventare più attivo e meno passivo, nel senso spiegato nella terza parte dell'etica, e quindi acquisire un certo tipo di forza sia nella mente che nel corpo alle lotta rappresenta soprattutto un tentativo di raggiungere una maggiore razionalità e autonomia nella propria vita e una maggiore indipendenza dalle vicissitudini della fortuna. Nella prefazione alla quarta parte, Spinoza precisa che niente è, preso da solo, buono o cattivo, oppure perfetto o imperfetto. Tantomeno quando queste parole sono intese in senso normativo. Tutto ciò che esiste è, se considerato di per sé, perfetto in una certa misura, dove perfezione è un termine ontologico da intendersi semplicemente come realtà, o come potere di perseverare nell'esistenza cioè, come visto nella terza parte, con Atus. Ma non c'è alcun elemento valutativo nel dire che qualcosa ha la perfezione in questo senso descrittivo. La valutazione interviene dopo, quando noi compariamo una cosa ad un modello. Se si tratta di enti naturali, la valutazione è sempre condotta su basi inadeguate. Quali sono, ad esempio, le idee generali e astratte che noi ci facciamo degli oggetti, ovvero le essenze tradizionali, cavallo, uomo, eccetera. Chiamiamo quindi un particolare cavallo o albero perfetto o imperfetto, a secondo di quanto bene si abbini a quel modello essenziale creato in verità casualmente e adottato arbitrariamente. Questa visione si congiunge alla tradizionale concezione antropomorfica di un Dio che agisce con scopi. Le cose diventano così perfette o imperfette nella misura in cui riescono o non riescono a raggiungere il fine per il quale Dio le avrebbe create. Ma il dio di Spinoza ovviamente non agisce per raggiungere alcun fine. La natura non fa nulla a causa di un fine, ricorda Spinoza al lettore nella prefazione alla quarta parte. Pertanto il nostro approccio ordinario nell'etichettare le cose naturali come perfette o imperfette deriva, conclude Spinoza, più dal pregiudizio che dalla vera conoscenza di quelle cose. La stessa analisi si applica ai termini bene e male. Allo stesso modo, queste etichette valutative devono essere sempre intese nel contesto della relazione di una cosa con uno standard o un modello. Qualcosa è buono se è un mezzo per un fine prescelto. Più in particolare è bene se promuove quello che alla luce di tale standard appare essere il benessere dell'individuo ed è malvagio se è dannoso a quello stesso benessere. Il risultato è che buono e cattivo, come perfetto e imperfetto, sono termini totalmente relativi, relativi cioè alla concezione dell'interesse di un individuo. E ciò che è buono per una persona potrebbe non essere bene per un'altra persona. Il bene e il male non indicano nulla di positivo nelle cose, considerate in se stesse, né sono altro che modi di pensare o nozioni che ci formiamo perché confrontiamo le cose tra loro. Scrive infatti Spinoza nella prefazione, alla quarta parte, una stessa cosa può allo stesso tempo essere buona e cattiva e anche indifferente. Ad esempio la musica è buona per chi è malinconico, cattiva per chi è in lutto e né buona né cattiva per chi è sordo. Ora Spinoza pensa tuttavia di poter sostenere anche una concezione più oggettivista dei valori. Egli ritiene infatti che esista in effetti un ideale umano che può fungere da standard oggettivo in base al quale le cose possono essere giudicate come veramente buone. C'è un particolare tipo di persona e di vita che rappresenta una perfezione della natura umana. È pur sempre vero che nulla, preso in sé per sé, e senza confronto o utilità con qualche norma o modello, è buono o cattivo. Tuttavia, buono non significa semplicemente ciò che si desidera, né significa solo utile. Piuttosto significa, scrive Spinoza, utile per rendere un essere umano più vicino a ciò che è veramente un esemplare più perfezionato dell'umanità. Ciò in cui consiste questo esemplare più perfezionato, come vedremo, è un individuo dotato del massimo potere di perseveranza, della massima attività, del massimo conatus. Per cui la vera conoscenza del bene e del male è la mia percezione razionale. Derivata cioè da idee adeguate e non solo da esperienze casuali, basata sulla comprensione e non semplicemente sul modo empirico in cui qualcosa influenza il mio corpo, di ciò che mi giova in modo più completo ed essenziale, portandomi veramente come individuo a una condizione più potente. Solo l'individuo i cui desideri e scelte sono guidati da idee adeguate è un individuo le cui azioni sono generate dalla sua stessa natura. E sta facendo così ciò che naturalmente e necessariamente deriva dal suo conatus. Quindi, Spinoza può dire che mentre il bene e il male rimangono relativi a uno standard, lo standard stesso non è relativo alla concezione di chiunque di cosa sia la vita buona, ma è conforme alla natura umana stessa. Questa tra soggettivismo e oggettivismo etico è la prima delle difficili conciliazioni teoriche tentate in questa parte da Spinoza. Vedremo che egli cercherà di fare lo stesso tra egoismo e altruismo e tra libertà e determinismo. Secondo Spinoza l'esistenza è una lotta perpetua. Lo vediamo chiaramente nell'unico assioma posto all'inizio della quarta parte. Non c'è cosa singolare in natura, scrive Spinoza, di cui non ce ne sia un'altra più potente e più forte. Qualunque cosa sia data, ce n'è un'altra più potente per cui la prima può essere distrutta. Quindi, per Spinoza ci sono un numero infinito di conati in natura, ognuno dei quali lotta per la perseveranza di sé. Questi entrano in conflitto mentre si contendono l'esistenza e il dominio, e si scontrano l'uno con l'altro. Nella vita di un essere umano la lotta avviene sia tra l'individuo e le forze esterne a lui, sia tra le forze interne a lui. Il suo corpo, con il proprio conato, lotta contro quelle cose che lo distruggerebbero e lo indebolirebbero mentre la mente lavora per aumentare il proprio potere di agire. Il successo comunque è sempre un affare più o meno temporaneo e nulla sopravviverà per sempre. Non possiamo quindi non essere parte della natura e non essere coinvolti in questa continua lotta. Come si dice nel corollario alla quarta proposizione della quarta parte, un essere umano è quindi sempre soggetto alle passioni. Segue e obbedisce all'ordine comune della natura e vi si adatta quando la natura delle cose lo richiede. Queste passioni muovono l'uomo in un modo, ma altre volte lo muovono in modo diverso e anche contrario. Desideriamo le cose che ci migliorano e causano gioia ed evitiamo le cose che ci danneggiano e causano tristezza, come sappiamo dalla terza parte. Per cui gli affetti e le modificazioni che essi apportano al desiderio sono, come abbiamo visto, i fattori motivanti primari del comportamento umano. La forza di ogni particolare passione è funzione del rapporto tra la potenza della cosa esterna che provoca la passione e la propria capacità di perseverare nell'esistenza, come si dice nella proposizione quinta. Inoltre la forza o la debolezza di un affetto dipendono molto dalla concezione che si ha della cosa esterna a cui esso è diretto. Un affetto diretto a un oggetto presente è solitamente più forte di uno diretto a un oggetto assente o inesistente. Proposizione 9. Mentre un affetto provocato da qualcosa ritenuto necessario sarà più intenso di una passione per qualcosa che appare meramente possibile o contingente. Proposizione 11. Siamo più commossi da qualcosa proprio di fronte a noi che da qualcosa fuori dalla vista e lontano dalla mente. E siamo più colpiti da qualcosa che sappiamo per certo accadrà che da qualcosa la cui presenza è, dal nostro punto di vista, incerta. La visione di Spinosa della vita come lotta tra affetti in competizione si trasferisce anche nel regno cognitivo. Anche la conoscenza è incapace di muovere una persona se non ha una componente affettiva. La presenza di un'idea vera non è di per sé sufficiente a vincere le false credenze e i desideri che ne derivano. Il solo fatto che io sappia che qualcosa di spiacevole è comunque buono per me, prendendo medicine dal sapore sgradevole, per esempio, non sconfiggerà la mia appassionata resistenza a farlo. È solo la forza dell'affetto che accompagna una vera convinzione che può superare gli affetti delle idee inadeguate provenienti dai sensi e dall'immaginazione. Scrive Spinoza nella proposizione 14, nessun affetto può essere trattenuto dalla vera conoscenza del bene e del male in quanto è vero, ma solo in quanto è considerato un affetto. In altre parole, Spinoza sta dicendo che solo gli affetti possono opporsi agli affetti. Lo scontro tra la conoscenza e le passioni, quindi, non è uno scontro tra l'intelletto puro e le emozioni, come ad esempio descrive Platone, piuttosto è una lotta affettiva caratterizzata da desideri contrastanti, ognuno dei quali ha una fonte diversa. E la conoscenza, nonostante la sua superiorità epistemica, è spesso più debole nella sua componente affettiva rispetto agli affetti passionali, che così spesso ci tengono in schiavitù. Spinoza usa, come evidente, questo resoconto della lotta affettiva all'interno di un essere umano per spiegare come sia possibile per una persona conoscere molto bene ciò che è buono e giusto e tuttavia non riuscire a perseguirlo. Questo è un classico problema e Spinoza qui dà una soluzione diversa dall'intellettualismo etico di Socrate e Platone, secondo cui sapere il bene significa anche volerlo. A volte invece anche chi sa non agisce in modo appropriato. La spiegazione di ciò, dice Spinoza, è una mancanza di potenza nell'uomo in particolare la sua incapacità di controllare e moderare gli affetti o schiavitù. La ragione, anche con l'aiuto delle sue forze affettive, spesso non può competere con gli affetti causati dalle cose esterne, specialmente quelle che rappresentano un aumento immediato di alcuni aspetti del proprio potere di agire e quindi sono piaceri forti. Scrive Spinoza nella proposizione 16. Un desiderio che nasce da una vera conoscenza del bene e del male, in quanto tale conoscenza riguarda il futuro, può essere facilmente trattenuto o estinto dal desiderio dei piaceri del momento. Veniamo finalmente al contenuto strettamente etico dell'opera di Spinoza. Nella ottava definizione Spinoza definisce la virtù come potere e gli scrive Per virtù e potenza intendo la stessa cosa, cioè la virtù in quanto è in relazione con l'uomo è l'essenza stessa o natura dell'uomo, in quanto ha il potere di realizzare certe cose che possono essere comprese solo attraverso le leggi della sua natura. Nello scoglio alla proposizione 18 Spinoza offre una versione più condensata della definizione e gli scrive «Virtù non è altro che agire secondo le leggi della propria natura», un'affermazione che richiama fortemente le antiche dottrine stoiche. E, come sappiamo, dalla terza parte, per Spinoza la natura di ogni cosa è il suo conato o sforzo di perseverare nell'esistenza. Pertanto, conclude Spinoza, il fondamento della virtù è proprio questo sforzo di perseverare il proprio essere. La persona virtuosa è la persona che segue con successo le leggi della propria natura e agisce in modo da preservare il proprio essere. La virtù, in altre parole, è lottare con successo per la propria conservazione, come si dice nella dimostrazione della proposizione 20. Il contrario della virtù. E questo sarebbe il vizio, sebbene Spinoza non usi questo termine, ma piuttosto l'espressione mancanza di potere, è agire non secondo la propria natura, ma secondo la natura delle cose esterne a se stessi. La persona priva di virtù o di potere, dice Spinoza nello scoglio primo alla proposizione 37, si lascia guidare dalle cose fuori di sé, e da esse è determinato a fare ciò che esige la costituzione comune delle cose esterne non ciò che la propria natura, considerata in sé, esige. A questo punto, a partire soprattutto dalla proposizione 18, Spinoza inizia a disegnare il modello della vita umana esemplare, che rappresenta la perfezione della natura umana e la massimizzazione del suo potere di perseveranza. Si tratta di una vita guidata dalla ragione e basata sulla conoscenza e sulla comprensione, in cui un individuo fa solo ciò che è veramente utile per se stesso, ma aiuta anche gli altri nella ricerca della perfezione. La filosofia morale che ne risulta è orientata alla virtù. Nell'etica di Spinoza, allora, ciò che conta di più non sono le azioni che si compiono e nemmeno le intenzioni che si hanno, ma soprattutto il tipo di persona che si è e il carattere che si possiede. Cosa sia per l'uomo seguire le leggi della propria natura, e quindi quale sia il contenuto della vita etica, viene da Spinoza affrontato in senso razionalistico, poiché egli identifica vivere secondo la propria natura con vivere secondo la guida della ragione. Questo in quanto un essere umano vive secondo la propria natura quando le cose che fa hanno la loro giusta causa in quella sola natura e non nei modi in cui le cose esterne lo influenzano. Cioè vive secondo la propria natura quando è attivo, non passivo. E, come abbiamo visto nelle parti precedenti, un essere umano è attivo quando ciò che fa deriva dalle proprie idee adeguate, dalla sua conoscenza razionale delle cose e non dalle idee inadeguate o dalle passioni. La guida della ragione si incarna in ciò che Spinoza chiama, nella proposizione 18, i dettati della ragione, dictamina rationis. Questi dettami razionali sono radicati nel conato: esigono che ognuno si ami, cerchi il proprio vantaggio, ciò che gli è veramente utile, voglia ciò che realmente conduca l'uomo a una maggiore perfezione, e che ognuno si sforzi di preservare il proprio essere per quanto può, come Spinoza illustra nella stessa diciottesima proposizione. In un senso ancora più importante, la ragione fornisce anche una guida su come raggiungere questi scopi e lo fa universalmente e oggettivamente, senza riguardo alle particolarità di una persona. Detto questo, va aggiunto che la virtù di Spinoza, così presentata, non porta tuttavia a un ritiro ascetico dal mondo, ma piuttosto a una navigazione più consapevole all'interno del mondo e a un uso più efficiente delle cose nello scolio alla proposizione 18 Spinoza infatti precisa che poiché siamo necessariamente sempre parte della natura la ragione prescrive anche che dobbiamo sforzarci di possedere quelle che egli chiama le molte cose fuori di noi che ci sono utili e la persona virtuosa è in grado di determinare cosa è veramente favorevole al suo benessere e cosa no il motivo fondamentale di questo suo Atteggiamento di questa sua propensione è il fatto che la persona virtuosa agisce sulla base della conoscenza. I suoi giudizi non si basano sui piaceri o sui dolori che subisce, ma su una base più sicura e attiva. Ciò che desidera non è semplicemente ciò che riguarda una o anche più parti del suo essere, ma ciò che serve a vantaggio del tutto, come Spinoza precisa nella Proposizione 60. La gratificazione immediata non induce la persona razionale in errore e quindi a perseguire beni falsi o transitori o parziali. Egli è virtuoso perché, dato il suo vantaggio cognitivo, riesce davvero nel suo sforzo. Nella misura in cui una persona ha idee inadeguate viene agita da altro. Ciò che fa non deriva dalla sua stessa natura, ma dalla sua stessa natura combinata con la natura della causa esterna. Ma una persona il cui comportamento è determinato unicamente dalle sue idee adeguate e non dal modo in cui le cose esterne lo influenzano è veramente attiva. Ciò che fa quindi deriva dalla sua sola natura ed è quindi in accordo con questa sua natura che egli si sforza di perseverare. Quindi ciò che davvero è nell'interesse di una persona, ciò che meglio aiuta il suo sforzo di perseverare, ciò che massimizza il suo potere, non è altro che la conoscenza. La persona razionale, la persona virtuosa, vede che nulla gli giova più della conoscenza. La conoscenza è quindi il bene supremo, poiché è ciò che avvicina allo stato di perfezione umana. La conoscenza ricercata dalla persona virtuosa è conoscenza di Dio, nel senso spinoziano del termine, cioè della realtà. Pertanto la più grande virtù della mente è capire o conoscere Dio, la realtà. La persona virtuosa, scrive Spinosa nell'appendice alla quarta parte, vuole perfezionarsi quanto più possibile, se stesso e il suo intelletto. E perfezionare l'intelletto non è altro che comprendere Dio, concepire adeguatamente se stesso e tutte le cose che possono rientrare nella comprensione. Con la conoscenza di Dio, cioè in sostanza la conoscenza scientificamente profonda della natura, in tutti i suoi vari fenomeni, umani e non, la persona virtuosa ha trovato un bene che è permanente e non è soggetto ai capricci della fortuna. È anche un bene che un numero infinito di individui possono possedere egualmente, senza discordia o competizione, poiché non è una risorsa finita e non rinnovabile. La persona virtuosa vede quindi anche che la conoscenza della realtà è un bene a cui anche gli altri vanno incoraggiati. Quindi la virtù fornisce anche una solida base per relazioni sociali pacifiche e collaborative, così come per comportamenti etici di sostegno verso gli altri. Finora Spinoza ha identificato potere, virtù, razionalità e attività. Essere virtuosi significa avere successo nello sforzo di aumentare il proprio potere o sforzarsi di perseverare. Essere potenti è agire, essere causa adeguata dei propri stati d'essere. Ma si è una causa adeguata dei propri stati d'essere, compreso ciò che si fa, quando quegli stati derivano dalle sole idee adeguate e quando le proprie attività, derivano dalle sole idee adeguate, si è guidati dalla ragione. La persona virtuosa vive così quella che si potrebbe chiamare la vita della ragione, una vita di accresciuta potenza e attività. La persona virtuosa è anche un individuo che ha acquisito un maggior grado di libertà. Questo non va inteso come una mancanza di determinazione o come una libera volontà che sono come sappiamo entrambe finzioni per Spinoza che non crede nel libero arbitrio. Prima di entrare nel merito di questa difficile questione, precisiamo anche che l'uomo libero per Spinoza, l'uomo che segue la ragione, conduce una vita in cui le passioni sono ben controllate. La persona libera non prova quindi eccessivo amore e desiderio per i beni esteriori e per i piaceri che essi provocano, né odio per le cose cattive che possono capitargli. E poiché sono queste emozioni che portano all'avidità, all'ambizione, alla lussuria, all'invidia, alla gelosia, eccetera, la persona libera non sperimenta tali atteggiamenti che Spinoza definisce nello scolio, la proposizione 44, fastidiosi, e che l'uomo libero considera come una specie di follia. Egli non conosce neanche tristezza né malinconia, e la sua allegria non è disordinata, ma solidamente radicata nel benessere generale della sua condizione, come si precisa nella proposizione 42. E la sua, in breve, una vita di moderazione. Non persegue i piaceri sensoriali indiscriminatamente e all'eccesso, ma non è nemmeno immune, solo che sa gestirli in autonomia e non ne dipende. La persona libera rappresenta una sorta di ideale umano. Egli non è però una scelta. Nello scoglio alla proposizione 45 si legge è parte di un uomo saggio, dico, rinfrescarsi e ristorarsi con moderazione, con cibi e bevande piacevoli, con profumi, con la bellezza delle piante verdi, con decorazioni, musica, esercizi fisici, teatro e altre cose di questo tipo, che chiunque può usare senza danneggiare un altro. La persona libera e virtuosa, inoltre, per Spinoza fa ciò che è giusto e buono non per speranza o paura, per esempio delle conseguenze piacevoli o spiacevoli, ma perché capisce che questo è ciò che è veramente nel suo interesse. La persona libera, come spiega Spinoza nella proposizione 62, considera le cose sub specie eternitatis e con il giusto apprezzamento della loro necessità. Pertanto, L'apparire delle cose nella sua esperienza sensoriale è irrilevante per la sua valutazione e per il suo desiderio per esse, ed egli non è così facilmente commosso dal richiamo del momento da sacrificare per esso il suo interesse a lungo termine. La persona libera tiene lo sguardo in ugual modo sul futuro così come sul presente e non permetterà che la lusinga del piacere immediato superi il suo impegno razionale per un bene non ancora esistente. Non trascura un bene maggiore futuro in favore di un bene presente minore. La persona libera, in altre parole, non sperimenterà mai debolezza della volontà o acrasia. Grazie alla sua percezione della necessità delle cose, viste sub specie eternitatis, la persona libera è meno suscettibile agli affetti di speranza e paura, che dipendono entrambi, come afferma Spinoza nella proposizione 47, da un senso di contingenza e di incertezza in ciò che avverrà. Né per lo stesso motivo egli mostrerà alcuni modi comuni di comportamento verso gli altri: derisione, disprezzo, biasimo, lode, rabbia e vendetta. Scrive Spinoza nella Proposizione 50. Colui che giustamente sa che tutte le cose derivano dalla necessità della natura divina e accadono secondo le leggi eterne e le regole della natura, sicuramente non troverà nulla degno di odio, scherno o disprezzo, né nessuno di cui avrà pietà. Invece, si sforzerà, per quanto la virtù umana lo consente, di agire bene, come si suol dire, e di gioire. La persona libera avrà anche una forte autostima, acquiescenza in sé, ipso, che deriva dalla riflessione sul proprio potere di agire e dalla propria onesta e adeguata valutazione di sé, come si evince dalla proposizione 52. Si tratta di un'autostima razionale, nata dalla virtù, ed essa implica la gioia, cioè un aumento del proprio potere di perseveranza, la quale deriva dall'idea delle proprie capacità accresciute. Occorre distinguerla dall'autostima vuota che deriva dal consenso altrui. L'opinione della moltitudine, così la chiama Spinosa, egli la reputa una cosa temporanea e imprevedibile, e quindi quando cessa, anche l'autostima che da essa dipende cessa. Per questo si legge nello scoglio alla proposizione 58 Chi esulta di essere stimato dalla moltitudine è ogni giorno ansioso, si sforza, si sacrifica e trama per preservare la sua reputazione. Ma poiché la moltitudine è volubile e incostante, a meno che la propria reputazione non sia custodita, essa viene rapidamente distrutta. Perciò la persona libera non si preoccuperà affatto di un'autostima, di qualsiasi bene, che è così lontano dal suo controllo. La persona libera, conferma Spinosa nella proposizione 70, si fa guidare dal libero giudizio della ragione e fa solo quelle cose che egli stesso sa essere eccellentissime. Per cui, si evidenzia sempre in questa proposizione 70, egli eviterà per quanto può le lodi e i favori degli ignoranti: agirà sempre onestamente e mai in modo ingannevole. Sarà grato per i beni che ottiene e seguirà sempre il maggiore dei due beni o il minore dei due mali. Spinoza suggerisce anche che una persona perfettamente libera, cioè qualcuno che è solo attivo e mai passivo, non avrà alcuna concezione del male. Questo perché la conoscenza del male non è altro che una coscienza della tristezza, cioè la coscienza di una diminuzione del proprio potere di agire. E la tristezza è causata solo dalle cose esterne. Una persona perfettamente libera, che ha solo idee adeguate, e quindi è causa di tutti i suoi stati d'essere, non subirà mai una diminuzione della sua capacità di agire, poiché nessuna cosa potrà mai diminuire la sua perfezione attraverso la propria attività. Spinoza lo dice esplicitamente nella Proposizione 64, quindi: Se la mente umana avesse solo idee adeguate, non formerebbe alcuna nozione di male. Nell'universo necessario di Spinoza, quindi, ogni cosa avviene secondo la giusta causa e quindi il male non solo non esiste, non ha consistenza ontologica, ma non sarebbe neanche concepibile. A questo punto Spinoza dice una delle frasi più memorabili della sua opera, e cioè che la cosa a cui la persona libera pensa di meno è la morte. La saggezza, scrive Spinoza nella proposizione 67, è una meditazione sulla vita, non sulla morte. Quindi la persona libera non ha paura di morire e non si sofferma sulla fine della sua esistenza. Al contrario, è concentrata sulla conservazione del proprio essere e sulla ricerca del proprio vantaggio. È pieno delle gioie che una vita attiva e autosufficiente produce. Non si può però evitare di notare, a proposito di questa affascinante elaborazione della persona libera da parte di Spinoza, che comunque esiste una grave frizione tra libertà e determinismo nel sistema spinoziano. Ci si può infatti chiedere cosa significhi davvero libertà per gli esseri umani nell'universo deterministico di Spinoza. E ci si potrebbe anche chiedere, in senso più specifico, come può, per esempio, chi è nella schiavitù delle passioni fare una scelta deliberata per cambiare la propria vita e divenire libero, in senso spinoziano. La persona libera non può essere tale, infatti, nel senso di una mancanza di determinazione, cioè dell'avere una volontà immotivata. Nessuno è libero in questo senso, secondo Spinoza, neanche Dio. Dio, la natura, è libero perché è sostanza completamente autodeterminante. Non c'è nulla al di fuori di esso che possa determinarlo causalmente e che produca un effetto piuttosto che un altro. Ma come può la persona libera essere libera in questo senso? Occorre distinguere, in altre parole, in Spinoza, tra la libertà della volontà e la libertà della persona. La persona libera di Spinoza non ha libertà di volontà. Ma la sua libertà consiste nel fatto che la causa adeguata di ciò che pensa, di ciò che desidera e di ciò che fa risiede dentro di lui, cioè nelle sue idee adeguate e nel suo conato. Essere liberi è essere attivi, essere attivi è essere autonomi rispetto alle cose esterne e vivere secondo ragione. Ma ciò non significa che ciò che si vuole o si fa sia indeterminato, privo di causa, piuttosto significa che ciò che si vuole e si fa deriva dalla propria natura dal proprio sforzo interiore di perseverare e dalla ragione. La libertà della persona libera non è in questo senso diverso dalla libertà di Dio o della natura, cioè si è liberi quando si è se stessi, pienamente e completamente. Sul piano concreto, relativamente alla persona umana, Spinoza riconosce che non può esserci una persona perfettamente libera. Come egli ci ricorda più volte, un essere umano non può mai non essere parte della natura e quindi subire passioni, affetti. La persona libera è piuttosto un modello ideale che la ragione approva e quindi verso il quale tenderà necessariamente il conatus di una persona che comincia a farsi guidare dalla ragione. Un individuo che agisce razionalmente cercherà quindi di emulare l'ideale di persona libera. Una persona è più o meno libera a seconda della misura in cui si avvicina alla condizione ideale di libertà. In okay. termini generali si può commentare che quindi Spinoza non può fare altro all'interno del suo sistema che fornire al lettore un resoconto naturalistico e descrittivo di ciò che è buono per un essere umano e ciò che è cattivo, nell'aspettativa che chiunque percepisca veramente la verità su queste cose. Ma resta comunque in Spinosa una contraddizione di fondo tra libertà e determinismo. L'etica normalmente intesa non riguarda solo il proprio sviluppo personale, deve avere anche qualcosa da dire su come trattare gli altri esseri umani. Spinoza ne è consapevole e offre nella quarta parte una breve discussione sui modi in cui un individuo guidato dalla ragione agirà nei confronti degli altri. Basandosi sulla affinità naturale ed essenziale tra gli uomini, Spinoza cerca qui di conciliare l'egoismo del conato e l'altruismo. Niente è infatti meglio per preservare il proprio essere che unirsi a chi condivide la propria natura, cioè un altro essere umano. Per Spinoza dunque, gli esseri umani sono utili gli uni agli altri nella misura in cui hanno la stessa natura e quindi condividono un progetto comune e una visione comune delle cose. Sono poi le nostre differenze emotive e le nostre particolarità che ci dividono e ci mettono l'uno contro l'altro. Le nostre maggiori differenze e disaccordi sono quindi nei modi in cui percepiamo e sentiamo le cose. Come scrive Spinoza nella proposizione 33, gli uomini possono dissentire in natura in quanto sono dilaniati da affetti che sono passioni e in tal senso anche un solo e medesimo uomo è mutevole e incostante. Tra l'altro i desideri appassionati tendono a essere diretti a beni finiti e mutevoli che molto spesso solo una o poche persone possono ottenere. Pertanto si genera il conflitto. Ma il bene che le persone virtuose, razionali, apprezzano e perseguono non è una merce finita, ma qualcosa di eterno, imperituro e suscettibile di essere equamente condiviso da tutti, la conoscenza. Ne deriva che, scrive Spinoza nel primo corollario alla proposizione 35, non c'è nulla in natura che sia più utile all'uomo di un uomo che vive secondo la guida della ragione. L'utilità per me della persona virtuosa va infatti al di là del fatto generale che le cose che persegue sono quelle che sono buone per tutti, quindi buone anche per me. Una persona guidata dalla ragione sta lottando per i miei stessi beni, la conoscenza. È quindi probabile che mi sia di aiuto positivo in questo progetto, soprattutto perché vedrà chiaramente che più divento razionale, più libero sarò dalle passioni che dividono e quindi più li sarò utile. Spinoza sembra anche credere che circondarmi di individui razionali e virtuosi farà rafforzare il mio desiderio di vivere secondo ragione e quindi la mia ricerca della perfezione. Infine, vedere un miglioramento in un essere simile a se stessi, cioè vedere un altro essere umano provare la vera gioia, cioè l'aumento della propria potenza di agire, fa provare una gioia comprensiva e quindi un aumento simile del proprio potere. In altre parole, una persona virtuosa agirà in modo che anche le altre persone diventino virtuose. Si comporterà verso di loro in modo tale da aiutarli a realizzare essi stessi la vita della ragione. Per cui è così che l'egoismo di Spinoza porta a un comportamento etico. Il desiderio di fare del bene agli altri e di aiutarli nel loro impegno è generato dal proprio vivere secondo ragione. Il punto di vista di Spinoza quindi è che l'egoismo razionale porta di fatto non al dilagante disprezzo del benessere degli altri, ma al più alto comportamento etico. Purtroppo, come ammette Spinoza, normalmente non viviamo secondo la ragione e questo diventa particolarmente problematico nella misura in cui viviamo e abbiamo bisogno di vivere in un contesto sociale. Gli esseri umani, nonostante questo conflitto, riconoscono che è vantaggioso unirsi agli altri, poiché possono acquisire più facilmente le cose di cui hanno bisogno e proteggersi in modo più sicuro da quelli che Spinoza chiama i pericoli che ci minacciano da tutte le parti, cioè sia dalle forze della natura che da altri esseri umani. Per questo motivo, la ricerca della perseveranza, del conatus, porta naturalmente gli individui a organizzarsi in stati. I principali contributi di Spinoza alla filosofia sociale e politica si trovano nel suo Trattato Teologico Politico e nell'Incompiuto Trattato Politico. Comunque, qui nell'Etica, egli fa decenni alla vita socio-politica umana. Bisogna considerare che, mentre componeva l'Etica, Spinoza ebbe l'opportunità di leggere alcuni scritti politici di Hobbes. E come l'autore inglese, Spinoza ci offre quella che è essenzialmente una teoria contrattuale dello Stato. Infatti anche Spinoza prende come punto di partenza uno stato di natura, in cui la condizione prepolitica è quella della ricerca sfrenata dell'interesse personale. Se tutti gli individui fossero virtuosi e vivessero secondo la guida della ragione, questo non sarebbe un problema. Ciascuno riconoscerebbe la propria utilità reciproca e agirebbe per massimizzare la virtù o il benessere degli altri. Non ci sarebbe quindi alcun bisogno o desiderio di uno stato coercitivo. Ma le persone di solito non sono governate dalla ragione, ma dalle loro passioni. Pertanto lo Stato è necessario per garantire l'armonia e l'assistenza reciproca. Gli individui quindi, motivati ancora una volta dal solo interesse personale e soprattutto dal timore di subire un danno, che è un affetto naturalmente preponderante nello stato di natura, rinunciano volontariamente al diritto al perseguimento sfrenato dell'interesse personale e si accordano con altri. E quindi nasce lo Stato. Ora, come risulta chiaro nelle opere politiche di Spinoza, lo stato ideale per lui è una democrazia, dove potere e prerogativa sono trasferiti a tutti i cittadini, e non, come crede Hobbes, a un monarca assoluto. Inoltre, il passaggio dallo stato di natura allo stato politico per Spinoza, a differenza del passaggio descritto da Hobbes, sembra essere motivato anche dalla ricerca della perfezione razionale, e non solo dalle esigenze di sicurezza. E quindi lo Stato civile che si va a costituire deve fornire le condizioni effettive per un progetto del genere. Si tratta quindi certamente di liberare i cittadini dalla paura e di assicurare i loro beni materiali, ma si tratta anche di consentire e persino di incoraggiare il perseguimento della virtù. Per Spinoza si entra perciò nello Stato non solo per sfuggire alla guerra di tutti contro tutti, ma per beneficiare dei vantaggi che lo Stato offre inclusa l'opportunità di vivere una vita ragionevole. E con ciò si opera la particolare saldatura spinoziana tra etica e politica, tra etica individuale e etica pubblica. La quinta e ultima parte dell'etica riceve il titolo La potenza dell'intelletto, ovvero la libertà umana. Spinoza fornisce qui alcune istruzioni su come avvicinarsi alla vita della ragione. Inoltre si occupa di essenze, dell'immortalità, della eternità e della beatitudine. Bene, alla fine della quarta parte noi sappiamo molto sulla persona libera. Spinoza non ci ha però detto come si diventa, o almeno come ci si avvicina ad essere una persona libera. Questo è l'argomento appunto della quinta parte. L'obiettivo di Spinoza è, se non quello di fornire un resoconto completo e dettagliato, almeno di indicarci la direzione di come in generale entrare sulla via della libertà attraverso la ragione. C'è però un avvertimento che è essenziale per comprendere ciò che è distintivo delle opinioni di Spinoza, in questa quinta parte, e soprattutto in che modo esse differiscono da quelle di Cartesio e degli stoici antichi. La prefazione alla quinta parte serve appunto come avvertimento al lettore su ciò che può essere ottenuto attraverso la vita della ragione. Durante tutto il suo lavoro, Spinoza aveva insistito con forza sul fatto che nessun essere umano può eliminare completamente gli affetti passivi dalla sua vita. E come chiarisce adesso la prefazione alla quinta parte? Spinoza non crede nemmeno che un essere umano possa mai esercitare il controllo completo sulle passioni. Non solo le passioni ci saranno sempre, ma saranno anche sempre in una certa misura efficaci. Contrariamente a Cartesio, così come gli antichi stoici, Spinoza insiste sul fatto che parlando realisticamente e non nei termini di qualche ideale irrealizzabile, anche la mente umana più razionale non ha un dominio assoluto sugli affetti. Il massimo che possiamo ottenere in questa vita è trattenerli e moderarli. Per cui l'argomento di gran parte della quinta parte consiste in una sorta di terapia, attraverso la ragione e la virtù, che ci aiuta a raggiungere lo scopo di moderazione delle passioni. In base al principio del parallelismo mente-corpo, per Spinoza, se si può effettuare un cambiamento nell'ordine e nella connessione delle proprie idee, ci sarà necessariamente un cambiamento concomitante nell'ordine e nella connessione degli affetti del corpo. Spinoza ricorda che non è che un cambiamento causi l'altro, piuttosto riconfigurare le proprie idee e vedere che il proprio corpo subisce un certo cambiamento nella sua condizione. Spinoza ci mostrerà come possiamo usare ciò a nostro vantaggio e raggiungere un grado più elevato di autocontrollo e resistenza alle forze esterne. Il primo passo terapeutico nel muoversi verso un'esistenza più razionale, meno turbata dalle passioni, è diminuire la forza delle passioni, cambiando le proprie convinzioni sulle loro cause. Di solito l'amore o l'odio di una persona è diretto a un singolo oggetto, nella convinzione che sia stato quell'oggetto che ha portato qualche miglioramento o un cambiamento in peggio nella sua condizione. Ma concentrare tutta la propria attenzione solo su quell'oggetto significa essere guidati da una conoscenza inadeguata, perché ogni oggetto è solo un anello finito in una catena di cause infinitamente estesa. Si tratta quindi, nella migliore delle ipotesi, solo di un fattore parziale. Se separiamo le emozioni o gli affetti dal pensiero di una causa esterna, allora l'amore o l'odio verso la causa esterna viene distrutto, così come le incertezze della mente derivante da questi affetti, come si dice nella seconda proposizione. Per cui si dovrebbe separare l'affetto dall'idea di una singola causa esterna e guardarlo nel più grande schema causale della realtà. In questo modo l'intenso amore o odio che è diretto a una cosa diventa più diffuso e più debole man mano che si diffonde su molte cose. Scrive Spinoza nella nona proposizione della quinta parte. Se un affetto è legato a più e diverse cause, che la mente considera insieme all'affetto stesso, è meno dannoso, ne siamo meno colpiti e siamo meno colpiti verso ciascuna causa. Conclude. Perciò l'affetto rimane una passione. Ma in questo modo è stato dissipato o indebolito. Più in generale, il rimedio contro le forti passioni che Spinoza propone è la ricerca di un'adeguata conoscenza di tali affetti. Quando si percepisce adeguatamente e veramente quali sono le cause di un affetto e perché lo si stia sperimentando, una conoscenza parziale, accidentale e passiva della propria condizione è sostituita da un'intuizione più completa e un sentimento è sostituito dalla comprensione. Dove una volta si viveva una passione, ora si è attivi, perché la conoscenza, idea adeguata, rappresenta una condizione dell'attività. Come si dice nel corollario alla terza proposizione, più un affetto ci è noto, più è il nostro potere e meno la mente ne è influenzata. Ora questa trasformazione nella nostra condizione è qualcosa che possiamo fare con qualsiasi passione. Come dice la proposizione 4, non c'è affezione del corpo di cui non si possa formare un concetto chiaro e distinto. Quello che Spinoza sta raccomandando è che, invece di lasciarci influenzare passivamente dalle cose, dovremmo prendere l'iniziativa e trasformarci in esseri attivi, lottando per una conoscenza di noi stessi, specialmente dei modi in cui il nostro corpo e, correlativamente, le nostre menti, rispondono e sono influenzati dalle cose. Il risultato di tale processo è un riordino delle nostre idee. Non sono più collegate secondo l'ordine dell'esperienza casuale, ma riflettono invece il vero ordine necessario delle cose. Dobbiamo quindi avere particolare cura di conoscere ogni affetto chiaramente e distintamente, per quanto ciò sia possibile, affinché in tal modo la mente possa essere determinata da un affetto a pensare quelle cose che percepisce chiaramente e distintamente. Il risultato non sarà solo che l'amore, l'odio eccetera vengono distrutti, ma anche che gli appetiti o desideri, che di solito derivano da un tale affetto, non possono essere eccessivi. Invece di una mente piena di idee stabilite, da quello che Spinoza chiama l'ordine comune della natura, ci sarà una mente in cui le idee hanno un ordinamento razionale, quello che Spinoza chiama l'ordine dell'intelletto. Il corpo diventa così più resistente agli influssi delle cose esterne e soprattutto più resistente alla tristezza, alla diminuzione dei suoi poteri e più governato dalla mente stessa, poiché i suoi affetti sono ora stabiliti sistematicamente secondo l'ordine della ragione e non a casaccio. Più si conosce se stessi e le proprie reazioni alle cose, cioè gli affetti, più controllo si può esercitare su quelle reazioni che in effetti cessano di essere reazioni e diventano azioni, ancorate come sono ora in idee adeguate. Spinoza in precedenza ha mostrato che tutte le emozioni umane, in quanto passioni, sono costantemente dirette verso l'esterno, verso le cose e le loro tendenze a influenzarci in un modo o nell'altro. E suscitati dalle nostre passioni e desideri, cerchiamo o fuggiamo quelle cose che crediamo causino gioia o tristezza. Ma questa è la vita della schiavitù. Si tratta, come sappiamo, di un'esistenza travagliata. Spinoza dice che è una specie di malattia soffrire troppo amore per una cosa che è mutevole e mai completamente sotto il nostro potere, anche quando per un certo tempo la abbiamo in nostro possesso. In generale vediamo che tutti i corpi e i loro stati e relazioni, inclusa la condizione del nostro stesso corpo, derivano necessariamente dall'essenza della materia e dalle leggi universali della fisica. E vediamo che tutte le idee, comprese tutte le proprietà delle menti, derivano necessariamente dall'essenza del pensiero e dalle sue leggi universali. Quando arriviamo a questo livello di comprensione, ci rendiamo conto che non possiamo controllare ciò che la natura ci dà o ci porta via. E di conseguenza non siamo più ansiosi per ciò che potrebbe accadere e non siamo più ossessionati o abbattuti per la perdita di ciò che abbiamo. Chi vede la necessità delle cose le guarda con equanimità e non è influenzato in modo disordinato e irrazionale da eventi passati, presenti o futuri. Sopporterà gli oltraggi della sorte con autocontrollo e mente calma. Ma non possiamo tuttavia eliminare del tutto gli affetti passivi. Possiamo contrastarli, comprenderli e controllarli, e quindi ottenere un certo grado di sollievo dalla loro pressione su di noi. La persona che ha raggiunto il giusto livello di comprensione riconosce la necessità delle cose e di conseguenza modifica i suoi desideri. Una chiara e distinta percezione del mio posto nella natura e del determinismo che governa tutte le cose naturali. Non porterà a una sorta di rassegnazione fatalistica, ma alla soddisfazione del mio successo cognitivo come ciò che è veramente nel mio miglior interesse. Condurrà anche alla capacità di sopportare le cose con equanimità, poiché sperimento una liberazione dalle ansie a cui danno origine i desideri diretti verso l'esterno e che sono basati su una falsa credenza nella libertà e nella contingenza delle cose. In altre parole, conoscenza e comprensione che Spinoza identifica con la virtù, conducono alla tranquillità e all'autocontrollo. La persona virtuosa sperimenterà, scrive Spinoza nella proposizione 42, la vera pace della mente. Al contrario, la persona ignorante è turbata in molti modi da cause esterne. Controllare le emozioni non è un passo per diventare virtuosi, piuttosto è uno degli effetti dell'essere virtuosi. Ma per Spinoza il valore della virtù eccede le sue benefiche conseguenze. Quindi egli non offre solo una difesa utilitaristica della vita della virtù e della ragione, crede che la virtù è la sua stessa ricompensa. La virtù e la conoscenza non solo portano sollievo dalla pressione delle passioni, ma costituiscono di per sé un bene assoluto, che nasce da quello che Spinoza definiva all'inizio dell'etica il terzo tipo di conoscenza, cioè la conoscenza puramente razionale. Una conoscenza adeguata mette perciò in relazione le cose con le cause più elevate, gli attributi di Dio o della natura, e le situa sub specie eternitatis, cioè in una prospettiva eterna e senza tempo. Così, più si comprende se stessi, più si conosce il corpo e i suoi affetti, come richiede la terapia delle passioni di Spinoza, più si relazionano queste modalità a Dio, come si dice nella proposizione 14. Il risultato è un sistema di idee nella mente, il cui ordinamento logico rispecchia l'ordinamento causale delle cose nel mondo, con l'idea di Dio che fa da perno di quest'ordine. Inoltre, questa percezione delle cose in relazione a Dio genera in una persona un amore per Dio. Amor dei. Quando le idee nell'intelletto sono correttamente ordinate, l'idea di Dio assume il ruolo di fondamento ultimo di tutte le altre idee, cioè la causa della nostra stessa conoscenza. E questa conoscenza rappresenta un aumento dei nostri poteri, come fa tutta la vera conoscenza. Quindi è una gioia. Si coglie dunque Dio come causa della propria gioia. E la gioia, insieme alla consapevolezza dell'oggetto che ne è la causa, è un amore per quell'oggetto. Così la conoscenza di se stessi, che conduce alla conoscenza di Dio, produce un amore per Dio. Il terzo tipo di conoscenza, la conoscenza razionale, rappresenta, insiste Spinoza nella proposizione 27, la più grande perfezione umana e quindi la persona che la raggiunge sperimenta la più grande gioia. Ci si potrebbe chiedere come mai, se Dio è la causa di questa gioia, perché l'amore di Dio non è una passione come le altre. Non lo è perché Dio è un essere eterno e immutabile. Questa passione, l'amor dei, non oscilla come fanno tante emozioni, dirette come sono a cose effimere. L'amore di Dio, insiste Spinoza, come la conoscenza che lo genera, è qualcosa che è completamente sotto il nostro controllo. Sarà dunque un amore stabile e costante, proprio perché il suo oggetto eterno è esso stesso stabile e costante. Come si sì. Chiarisce nella proposizione 15. Spinoza chiarisce ulteriormente che l'amore di Dio non è neanche una passione, non è quello che egli chiama un amore ordinario, è forse l'unico affetto attivo e non passivo, poiché Dio è la causa della gioia che accompagna la conoscenza razionale, anche perché rispetto alla mente umana, Dio non è un oggetto esterno, la mente umana è Dio. Concepito non in modo assoluto, ma attraverso uno dei suoi modi finiti, dell'attributo pensiero, cioè me stesso, come essere pensante, come ente pensante, come individuo pensante. Pertanto, una mente razionale percepirà davvero Dio non come al di fuori della mente, come causa esterna, ma come ciò di cui la mente è un'espressione finita. L'amore di Dio, quindi, non è un amore appassionato e non è neanche quel tipo di amore religioso incoraggiato dalle fedi, il quale è mescolato a paura e timore reverenziale. Si tratta, dice Spinoza, di un amore intellettuale, amor dei intellectualis. Sebbene in questo amore sia effettivamente implicato un piacere, esso è radicato nella conoscenza e nell'intelletto, non nei sensi non comporta passività ma attività e apprezzamento dei propri poteri ed è il giusto accompagnamento della virtù. Soprattutto l'amore intellettuale di Dio, a differenza dell'amore mutevole che ci unisce alle cose materiali e agli altri esseri umani, è eterno, proprio perché deriva da una conoscenza essa stessa eterna e diretta a un oggetto eterno. Proposizione 33 Questo è il motivo per cui un tale amore viene trattato in modo più completo come vedremo, solo dopo che Spinoza ha affrontato la questione dell'eternità della mente stessa. Spinoza chiude un lungo scolio della proposizione 20 con un'affermazione che ha suscitato stupore in molti lettori. Scrive Spinoza: Con questo ho completato tutto ciò che riguarda questa vita presente. Quindi è ora di passare a quelle cose che riguardano la durata della mente senza relazioni con il corpo. Il lettore, appunto, si chiede sulla base di ciò che ha letto finora come la mente umana possa essere vista da Spinoza come immortale, nel senso di sopravvivere alla morte del corpo. Se la mente è, come Spinoza ha dimostrato nella seconda parte dell'etica, l'idea di un corpo effettivamente esistente. Si potrebbe infatti pensare che il parallelismo debba in linea di principio escludere una durata della nostra mente senza relazione con il corpo. Come va il corpo, così andrà la mente. E poi, e più in generale, una dottrina così vicina alla religione come l'immortalità dell'anima non va contro tutto ciò che Spinoza ha detto sui pericoli dell'antropomorfismo rispetto a Dio, visto come un essere morale e provvidenziale? Molti studiosi hanno perciò espresso forti perplessità sulla validità di questa parte dell'etica. Ma bisogna mettere un po' d'ordine. Intanto Spinoza in contrasto con Cartesio che era orgoglioso del fatto che il suo dualismo metafisico di mente e corpo sostenesse una solida dottrina dell'immortalità, in nessuna parte dell'etica Spinoza dice esplicitamente che eh, stabilirà che l'anima è immortale. Egli ammette che ci sono parti della mente che persisteranno dopo la scomparsa del corpo, ma questo non dovrebbe assolutamente essere scambiato per alcun tipo di vera immortalità. Inoltre, Spinoza definisce l'eternità come ciò che sta al di fuori di ogni durata e tempo. Ad esempio, nella spiegazione alla proposizione 23, egli scrive: l'eternità non può essere definita dal tempo né avere alcuna relazione con il tempo. Qualcosa non è eterno semplicemente se la durata è senza inizio né fine. Questo più che altro può essere definito sempiternità, o eternità nel tempo. La vera eternità. Che Spinoza contrappone esplicitamente all'essere sempiterni, alla sempiternità, sta al di fuori di qualsiasi categoria temporale. Prima, dopo, ora, e tutte queste attribuzioni sono completamente inapplicabili a ciò che è eterno. Dio o sostanza è eterno, così sono gli attributi, pensiero ed estensione. Inoltre, e questa è una dottrina molto particolare, di solito poco nota e poco illustrata nelle presentazioni che vengono fatte dell'etica di Spinoza, in un certo senso per Spinoza anche le cose finite e particolari sono eterne, cioè quando esse non sono considerate nelle loro relazioni temporali e nel caso di corpi spaziali, cioè quando esse non sono considerate nelle loro relazioni ad altre cose finite cioè quando non è in questione la loro esistenza effettiva di cose finite, ma piuttosto quando esse sono considerate da una prospettiva più astratta, come essenze atemporali, cioè subspecie eternitatis. Precisiamo meglio, qualsiasi corpo umano effettivamente esistente persiste nel tempo e all'interno del nesso causale con altre cose finite che lo influenzano e lo determinano. Le dita dei piedi si urtano contro i tavoli, le braccia lanciano palle, i fiocchi di neve cadono su di noi. Questa sequenza di fatti inizia nel tempo, segue il suo corso nel tempo e finisce nel tempo. La durata del corpo, come effettivamente esistente, è limitata. E così sono tutte le numerose modificazioni del corpo che avvengono attraverso le sue interazioni con altri modi finiti estesi, cioè spaziali ma ogni corpo ha anche un aspetto subspecie eternitatis. Per Spinoza, all'interno del dominio dell'estensione, nella sua essenza, c'è un'essenza di ogni corpo, una natura astratta dalla sua durata temporale. Che si tratti di un tavolo, di una palla di calcio, di una palla di neve o di un corpo umano, la sua essenza sarebbe una sorta di mappatura matematica o dimensionale, estesa cioè stereotipata, di quel corpo che lo identifica come il particolare pezzo di estensione che è, come il particolare modo possibile di essere esteso che quel corpo rappresenta. Qualsiasi corpo non è altro che un rapporto specifico di movimento e riposo tra un insieme di parti materiali. La sua unità e individualità consistono solo in una stabilità relativa e strutturata. E questo è ciò che si riflette nella sua essenza, nel suo essere eterno. E questo livello essenziale non viene sollevata alcuna domanda a proposito del fatto che il corpo esista effettivamente in natura o meno, poiché questa essenza, questa struttura intima, è al di fuori di ogni durata, non fa riferimento al tempo e quindi è un'essenza corporale eterna. Il che significa anche che l'essenza di un corpo è in Dio o sostanza sotto l'attributo di estensione è contenuto nell'estensione come una delle sue infinite potenzialità o generazioni possibili, è, in altre parole, solo uno degli infiniti modi di essere esteso, e quindi appartiene come un modo finito eterno all'interno del modo infinito e immediato dell'estensione. Passiamo ora alla mente. C'è un aspetto della mente che corrisponde all'esistenza temporale del corpo, che riflette le determinate relazioni del corpo nello spazio e nel tempo con gli altri corpi che lo circondano. Sensazioni e sentimenti, dolore, piacere, desiderio, repulsione, tristezza, paura, eccetera, sono tutte espressioni nella mente di ciò che sta avvenendo contemporaneamente nel corpo, nelle sue interazioni temporali con il mondo. Sento dolore quando sbatto il dito del piede, ad esempio. Queste passioni appartengono alla mente nella misura in cui l'essere umano è parte dell'ordine della natura e attraverso il suo corpo soggetto ad essere influenzato dal mondo che lo circonda. Ma il parallelismo comporta anche che questa parte della mente si esaurisca quando la durata del corpo si esaurisce, cioè alla morte di una persona. Quando il corpo se ne va, non ci sono più piaceri e dolori, non ci sono più dati sensoriali. Tutti gli affetti del corpo, di cui queste sensazioni e immagini sono espressioni mentali, cessano la morte. Il corpo non è più nel mondo e così cessano anche le espressioni corporali correlative nella mente. C'è tuttavia un'altra parte della mente, cioè quell'aspetto di essa, che corrisponde all'aspetto eterno ed essenziale del corpo di cui abbiamo appena parlato. Quindi, questa è l'idea o l'espressione nell'attributo del pensiero dell'essenza estesa del corpo che abbiamo visto prima e come l'essenza del corpo è un modo eterno finito nel modo infinito immediato dell'estensione così l'idea dell'essenza del corpo è un modo finito eterno nel modo infinito e immediato del pensiero cioè nell'intelletto infinito se l'essenza del corpo una volta che la sua esistenza duratura è finita è semplicemente una cosa materiale possibile ma non esistente in estensione? Così la parte eterna della mente è proprio l'idea di una cosa materiale non attualmente esistente. Come il suo correlato nell'estensione, questo aspetto della mente è eterno. Si tratta quindi di una parte della mente che rimane dopo la morte di una persona, come si dice nella proposizione 23 ma anche in quella 22. Quindi, in altre parole, un costituente essenziale della mente umana è la conoscenza dell'essenza del corpo. E questa conoscenza, come l'essenza che ne è l'oggetto, è eterna e sopravvive alla morte di una persona. Ora si noti anche che questo è un tipo di eternità che appartiene a tutte le cose, umane e non. Quando un albero muore, anche la sua essenza estesa rimane eternamente nell'estensione. E anche l'idea di quell'essenza rimane eternamente nel pensiero. Ciò che rimane nel pensiero infinito, cioè nel pensiero inteso come attributo divino generale, dopo la morte di una persona, è tuttavia più complesso delle idee e delle essenze che rimangono dopo la dissoluzione di qualche altro tipo di corpo. Non è però più eterno e non è neanche più personale. È il correlato nel pensiero, cioè l'idea, di un rapporto specifico di movimento e riposo nel modo dell'estensione. Non c'è niente di distintamente personale in questa idea eterna del corpo, niente che mi porti a considerarlo come il mio sé, identico al sé che io sono attualmente in questa vita. E quindi questo è un primo modo, una prima modalità di eternità mentale, che corrisponde anche a una sorta di eternità corporale, per quanto del tutto essenziale e possibile, non effettiva. Vi è Inoltre, un secondo modo in cui la mente partecipa dell'eternità. Nelle proposizioni 38 e 39, intanto Spinoza ci dice che si può anche aumentare la misura con cui la mente è eterna, che si possono cioè adottare misure per assicurare che la mente partecipi maggiormente dell'eternità. Più idee adeguate si acquisiscono in questa vita, quanto più si partecipa dell'eternità adesso, tanto più della mente rimane dopo la morte del corpo. Poiché le idee adeguate che si arriva a possedere sono eterne, non sono influenzate dalla fine del corpo e dalla fine della nostra esistenza temporale. In altre parole, quanto più è adeguata la conoscenza che abbiamo, tanto maggiore è il grado di eternità della mente. Quindi, maggiore è il successo intellettuale della mente in termini di acquisizione di idee adeguate, e scrive Spinoza, meno la morte è dannosa per noi. Ora, questo secondo elemento, come si diceva prima, rappresenta un aspetto dell'eternità che è disponibile solo per le menti umane, poiché è acquisito solo da agenti razionali che esercitano i loro intelletti. Inoltre, con questo secondo elemento, l'eternità della mente diventa strettamente correlata all'attività di una persona in questa vita, che è forse l'unico fattore di somiglianza fra la dottrina di Spinoza. È la dottrina tradizionale dell'immortalità dell'anima, nella misura in cui, nelle religioni tradizionali, la vita dopo la morte è determinata dalla virtù espressa nel corso della sua vita terrena da una persona. Ma non si va al di là di questa somiglianza, abbiamo già visto come Spinoza insista sul fatto che l'acquisizione di idee vere e adeguate, cioè la comprensione della necessità di tutte le cose, è benefica per una persona in questa vita, in quanto fonte di una duratura felicità. E di una vera pace della mente, e quindi la ricompensa di una vita virtuosa è già in questa vita, non ci sarà nessuna ricompensa o pena post mortem, in quanto, come abbiamo detto, il sé non sopravvive alla morte. Semmai si può dire che con questo aspetto della dottrina dell'eternità della mente, Spinoza introduca un motivo in più per cui dovremmo sforzarci di acquisire e mantenere la conoscenza. E quindi in effetti la dottrina tradizionale e personale dell'immortalità dell'anima è per Spinoza un mito fondato sulla superstizione. Egli non afferma e non accetta di considerare che una persona sia immortale o eterna. La parte eterna della mente è semplicemente un sistema oggettivo di verità. Per Spinoza la mia persona o il sé è un corpo realmente esistente insieme alla mente che ne è l'espressione o più precisamente Persona è il modo che si esprime nel tempo come corpo realmente esistente nell'estensione e come mente corrispondente nel pensiero. Una persona non è, insomma, un'anima o una mente che si è semplicemente incarnata, come hanno immaginato molti filosofi da Platone in poi, né è solo il corpo, è invece l'unità dei due, la fine dell'esistenza temporale e la fine della persona. Finché una persona vive, gli elementi eterni della sua mente, la sua conoscenza, fanno parte della coscienza di quella persona. Ma al momento della morte il legame tra quell'insieme di conoscenze e la coscienza a cui apparteneva si rompe necessariamente. Per Spinoza la coscienza e la memoria, e quest'ultima è per lui ciò che dà unità alla coscienza, sono intimamente legate alla persona vivente. Una mente post mortem quindi non è più dotata della sua coscienza vivente. Spinoza suggerisce infatti che credere in un'anima immortale, cosciente, che è collegata tramite la memoria alla sua coscienza temporale vissuta, è semplicemente cadere preda di un malinteso popolare su ciò che persiste dopo la morte di una persona. Quindi, e concludendo, una mente eterna non è altro che un insieme di conoscenze, che dopo la morte è tagliato fuori in modo permanente da qualsiasi tipo di coscienza. Per Spinoza, ciò che sopravvive alla morte non è un sé. Eliminare la credenza nell'immortalità dell'anima è infatti una parte importante del progetto di Spinoza, inteso a mostrare come si possono governare le passioni e passare alla vita della ragione e della libertà, perché le emozioni più grandi sono proprio quelle legate alla speranza di una ricompensa eterna o alla paura di una punizione eterna. Queste passioni sono responsabili di buona parte della nostra sottomissione all'autorità ecclesiastica, cioè quella schiavitù secondaria, in cui ci impegniamo come risultato della nostra schiavitù primaria verso le passioni. Ma questo non significa che raggiungere l'eternità attraverso la mente non abbia un reale valore pratico per una persona. Al contrario, Spinoza vuole mostrarci quanto sia importante non nell'aldilà, ma nel mondo temporale in cui viviamo. Come gli insiste, si può vivere l'eternità in questa vita. Spinoza disprezza coloro che considerano la virtù come un peso da sopportare per un qualche scopo soprannaturale. E mentre riconosce certamente i vantaggi che la virtù porta a una persona in questo mondo, come si è detto, non vuole neanche lasciare l'impressione che tutto ciò che sta offrendo sia una sorta di difesa utilitaristica della virtù. La virtù è da perseguire per i suoi vantaggi. L'acquisizione della più alta conoscenza è potere, attività, libertà e perfezione umana. E la virtù è essa stessa, come si dice nella proposizione finale dell'etica, il vero bene, la nostra più grande gioia e beatitudine. Scrive Spinoza, proposizione 42 della quinta parte: La beatitudine non è il premio della virtù, ma la virtù stessa. Quindi, per Spinoza, la persona virtuosa ha raggiunto la suprema condizione naturale di benessere e felicità. Sperimenta ciò che gli antichi greci chiamavano eudaimonia, felicità o fioritura naturale e massima di un essere umano. Spinoza dice anche, nella proposizione 36, che la persona virtuosa o uomo saggio gode della salvezza, salus. Può sembrare strano vedere Spinoza rivolgersi a un linguaggio religioso così tradizionale a questo punto, anche perché Dio, secondo Spinoza, non è capace di alcun tipo di affetto. Nella proposizione 17 gli scrive Dio... E senza passioni, e non è affetto da alcun affetto di gioia o tristezza. Questo perché Dio non può passare a uno stato maggiore o minore di potenza o perfezione. Così, insiste Spinoza, riecheggiando qui un po' Aristotele: a rigor di termini, Dio non ama nessuno. Tuttavia, nella proposizione 35, parlando della nostra salvezza o beatitudine, Spinoza parla anche dell'amore di Dio per gli uomini come fonte di questa salvezza e beatitudine. Anche questo è un passaggio che va chiarito. In un'altra delle sue proposizioni più difficili, Spinoza dice anche che l'amore di Dio per una persona è identico all'amore intellettuale della persona per Dio. Poiché la mente umana giusta è Dio, sebbene non Dio nella sua essenza assoluta, ma Dio come modificato da una particolare modalità finita del pensiero, ne consegue che l'amore della mente umana per Dio è in definitiva l'amore di Dio per se stesso. Proposizione 36: Beatitudine e salvezza dunque, in quanto funzioni dell'amore di Dio verso un essere umano, sono riconducibili all'amore intellettuale di Dio di questo stesso essere umano. Quindi, non c'è nulla in Spinoza che alla fine richieda di attribuire a Dio un qualche tipo di caratteristica psicologica o morale. E la riduzione naturalista di Spinoza di tutte le cose religiose sembra a questo punto essere completa. Tuttavia, concludendo, una cosa è rendere virtù, felicità e beatitudine una funzione dei nostri poteri cognitivi naturali, tutt'altra cosa è dire che ciò accada facilmente. Scrive Spinoza nelle ultime righe dell'opera, se il modo in cui ho mostrato di portare a queste cose ora sembra molto difficile, lo si può comunque trovare. E naturalmente, ciò che si trova così raramente deve essere difficile. Perché se la salvezza fosse vicina, e si potesse trovare senza grande sforzo, come potrebbero quasi tutti trascurarla, come in effetti fanno. Ma tutte le cose eccellenti sono tanto difficili quanto rare.